E eh va bene, scusate, riproviamo. È stato, è stato bello, ma non avevo verificato questa cosa. Perdonatemi, succede anche nelle migliori famiglie. Ricomincio da capo. Scusate, non era partito la parte video dentro la diretta allora. E riprendiamo da capo. Buonasera a tutti, agli amici di Music Off e agli amici di Massimo Varini. stiamo streamando sia sul canale di Massimo, sia sui canali social di Music Off. Stasera, una puntata, una serata bellissima, tutta dedicata al mondo video. Ma non tanto video tanto per vedere, ma anche per capire come produrlo. Allora, con Max, ovviamente, come promesso. Vi porteremo nel suo studio, nel, nella sua stanza dei bottoni, come l'abbiamo chiamata in questi giorni, anche proprio sul titolo di questa diretta. E poi da qualche settimana stiamo portando un secret guest ogni volta in una puntata, un ospite speciale specializzato in questo, nel tema della puntata. E non vi diciamo mai chi è. Quello di stasera è veramente clamoroso. Quindi, chi è appassionato di video, di lighting design, di show rimanete perché sarà una puntata veramente top adesso, without further ado come dicono gli inglesi, ho perso anche abbastanza tempo per questo piccolo errore iniziale, ve ne scuso vi presento, vi presento ecco qua Massimo Varini ciao Max ciao! Ecco. <ride> bene, ho fatto proprio una stronzatina nello streaming, vedi, vogliamo spiegare agli altri come fai i video e poi sono partito bene proprio col botto Guarda, io stasera. Io da tutto quello che riguarda lo streaming e internet sono, sono uscito devastato dagli ultimi tre mesi. Eh, sai quanto tempo ho passato sul tetto a mettere antenne e antennine per me lo streaming? È. So esattamente tutto come ho fatto, però le, le variabili sono sempre dietro l'angolo. Buonasera a tutti. Sì, sì. Bene, Max, allora stasera... Io credo che questa sia quasi la prima volta, a parte qualche videino eh, rubato col tuo cellulare insieme alla Ross nei, nei mesi, è la prima volta che facciamo entrare qualcuno, fai entrare qualcuno veramente nel tuo studio. Ah, far vedere proprio tutto così. Sì, sì, spiegando così nello specifico, non l'avevo ancora mai fatto. E ancora non l'ho fatto, perché non sai mica <ride> se ti dico tutto. <ride> allora, guarda, sei stato fantastico che ti sei configurato tutto per, per far vedere... Quello che normalmente gli utenti vedono nei tuoi video e quello che vedono anche nei tuoi metodi, nei, nelle dirette che hai fatto in questi mesi, che hai imperversato a rotta di collo con Eolo, che ti faceva un po' impazzire, però ti sei preparato anche telecamere a mano per tornare indietro, nel senso, vediamo cosa c'è dietro le quinte. Esatto, esatto, proprio quello. Anche perché Bene. sai che. E tutto parte in realtà da una grandissima esigenza di, eh, io sono un nerd, mi definisco un nerd eh, purtroppo, però quando faccio le robe mh, mi piace eh, perlomeno farle bene, no, non voglio dire farle bene o farle male, ma pensare di avere fatto il massimo che io fossi in grado di fare. Si può fare certo. meglio? Sì, ma in questo momento io posso arrivare lì. E questo per trasparenza, anche perché a prescindere da. Noi siamo su YouTube e su Facebook e io metto tanti video su YouTube e su Facebook in, in condivisione gratuita. Però i video che produco in questo studio sono video che io eh, vendo perché sono allegati ai miei manuali, sono sul laboratorio musicale Varini. E quindi sento anche il dovere di fare questi prodotti con, eh, con della qualità, che sia qualità video, di inquadrature, di dettagli, eh, in qua qualità audio. E questo ovviamente si è eh, riversato anche quando ho fatto gli streaming, come in questo caso, che poi le persone che vedono vedono eh, tutti i vari dettagli. E questo ha richiesto molti, molti giorni eh, di, di setup perché adesso, da quando c'è stato il lockdown, in realtà ci sono tantissime informazioni, tanto, tanto materiale, anche software, che sono i dati più conosciuti. E prima, insomma, era... Eh, sì, si poteva fare uguale, però c era, era, c era, trovavi meno persone esperte di questo, di questo aspetto, così come l'ho configura configurato. E nel lavoro di eh, musicista sui palchi ho trovato aiuto nelle persone che fanno video, tant'è che io mi sono fatto consigliare con gli stessi software che a volte vengono utilizzati, live, per mettere... Nei vari schermi le, le inquadrature dei musicisti, certo. Bene, allora lì dentro considerate che quello che vedete lì, che è quello che normalmente si trova sui manuali, ma anche su tanti video di YouTube di Max. Dietro c'è un esercito tecnologico molto complicato, perché oltretutto Max gestisce tutto questo, come si dice a Roma, il cucuzzaro, cioè un sacco di roba piena di, di cose molto interessanti, in completa autonomia allora facciamo così Max io farei un gioco facciamo vedere come sempre cioè che tu che ne so ci sono un pezzo ti fai i tuoi cambi camera normalmente come faresti sul tuo metodo? piuttosto su tanti video che fai anche per YouTube e poi facciamo il rollback back passiamo nella parte di backstage che ne dici? Volentieri Bene, facciamo faccio un loopettino guarda e ora in mute allora ipotizziamo che io debba fare uno dei miei video, e so che a questo punto, guarda, ti faccio proprio tutto quanto: vado a nero. Aspetta, devo andare qui. Scusa, eccoci, io sono a nero. Ciao. Quando torno, io sono pronto per fare tipo. புறவை இறந்துருமா una roba così okay? yeah. dove ho eh, sotto i piedi, adesso me la sono messo un po' lontano il, la possibilità di, di, di farmi la regia quindi adesso piano piano vi faccio vedere tutto quanto e di gestire l'audio in modo furbo per poter registrare di video in diretta e dall'altra parte per poi poter fare un editing furbo e per questo poi c'è un software comunque adesso piano piano arriviamo a spiegare tutto in base a quello che tu mi chiederai bene, bene allora. Cioè, la cosa mi, sem mi sembra veramente molto utile è il fatto che tu fai una gestione completamente automatica. Nel senso che anche tutta questa serie di automazioni che, che abbiamo visto, tu l'hai fatto senza toccare niente, non con la forza del pensiero, ma con una pedalgola. invece sì. L'hai fatto tu, vero? <ride> <ride> ok, adesso c'hai potuto chiamarci. Dici che non conoscevo. So, Mac, Mac, Carletto Barbero, mi ha insegnato le magie? No, allora, eh, guarda, io appoggio, faccio così. Spengo qui, Allora aspetta un attimo. Mi era passato un attimo con la, con la vista iniziale. Mi, erano, mi, mi ero perso i commenti. Ah. Sono arrivati una cifra di saluti, ringraziamenti, eh, tutto a posto. Non ti preoccupare, bello della diretta. Aspettate, che uno mi ha scritto una cosa fichissima: eh, una partenza all'altezza del ciuffo fuori posto del presidente Sergio Mattarella. <ride> Grande donna. Sto con la Santi, buonasera. Eh, poi aspetta, qualcuno ha scritto una cosa. Su, le, su Eolo, che mi ha fatto ripensare alle nostre chiacchierate de, degli ultimi mesi è una, è una maledizione quando vedo la loro pubblicità. Penso a Max. <ride> Veramente bene, e, um... questo è un bel commento che è arrivato adesso. È impensabile che sia in diretta che qualità video, audio, regia. Esattamente questo è il punto dove andiamo a sbattere. ne sono queste... so fatto un gran mazzo e ho messo, ti giuro, tutta l'esperienza di questi anni. Per cercare di, di ottenere un certo tipo di, di qualità, allora voglio fare prima un preambolo. Allora, eh, perché ne parlo anche nel eh, adesso, noi in questo periodo con Musicov, stiamo così tanto collaborando. Anche grazie a voi, sto pubblicizzando il mio libro come la pastura per il pescatore, il vento per l'Aquilone, in cui parlo di una cosa, della standardizzazione dei processi. Io ne parlo dal punto di vista lavorativo e di vita e eh, di organizzazione. Uno di queste cose prevede che. Eh, analizzando un progetto, investire tempo. Che inizialmente possa sembrare morto per standardizzare automatizzare dei processi. Ti faccio un esempio: io per mettere in piedi tutto questo, a parte l'investimento economico, ah, mi sono andati via per fare un setup perfetto. E chi è chi collabora con me, con il collaboratore musicale Verin, quindi Gianfilippo Fancello, Matteo Bottini, gli altri lo sanno. Guarda, due settimane sono andati via, dalla mattina alla sera. Sposta quella camera, metti i 50 della risoluzione, cambia il cavo HDMI, metti l'audio, ritarda l'audio perché mettere più camere insieme crea un ritardo tra audio e video all'epoca questa versione del software non aveva il delay, metti il sync dell'audio. Tutto questo, questi 20 giorni più o meno passati, sono ampiamente ricompensati dal fatto che io mi trovo ad avere un prodotto che quando io ho finito una mia lezione, devo soltanto eventualmente andare a fare due taglietti di tempi morti. Eh, non, oltretutto io sono ne faccio così tanti di manuali e ho così tante esperienze che di norma faccio la lezione che viene bene, perché ho capito che se la lezione deve durare 5 minuti e io a metà ho fatto un errore, faccio prima a rifarla che a certo. fare la lezione e andare a perdere tempo a editare, importa, color correction, eccetera. Quindi cosa succede? Che una, un setup di standardizzazione di un processo, di un procedimento, mi permette di, ris di risparmiare tanto tempo di post produzione. Perché certo. altrimenti, senza tutta questa regia che adesso vado a spiegarvi, io avrei dovuto avere le quattro camere o tre camere, tre camere, le schedine, importa le schedine, registra. Prima facevo così tre camere, le schedine, importa, decomprimi da Pro Tools, prendi l'audio, sincronizza, la c'è un drop sulla schedina, si è bloccata. Oddio, era una forcella, c'è da spararsi. Ho fatto sì. Io Ho cominciato a fare video per conto mio all'inizio del 2000. Anzi, erano in VHS, c'erano pure le cassette, eh. Eh, però lì perlomeno io non facevo niente, facevo solo il chitarrista. Ora, questo mi ha permesso di eh, produrre grande quantità di video e di grande qualità, cioè mantenere la qualità come se le camere fosse, fossero separate e poi montate, ma risparmiando il tempo. Per, es per esempio, per il corso di home recording del laboratorio musicale Varini, che solo okay. di montato di montato sono 20 ore con telecamera sulla scheda sulla tastiera, quella che si vede il software, quattro camere. Io soltanto con quel corso di 20 ore finite montate ho eh, risparmiato orientativamente un mese e mezzo di post produzione e montaggio, che per 20 ore di montato ci sono, perché vai a sincronizzare tutto, lo sai, e poi i drop ci possono essere. Quindi la sì, prima sì. cosa è analizzare quali sono le esigenze per poi andare a sistemare. E quindi quando vuoi io ti spiego le varie robe. Dimmi te da dove vuoi sì. partire. Audio, sì, sì, video, sì. da dove è? partiamo? Io direi, intanto se tu visto che ti sei, sei stato così gentile di prepararti pure una camera a mano, uh -huh. io direi, intanto vedere lo studio. Nel senso, secondo me, potrebbe essere una buona cosa far vedere che ogni progetto non è eh, fine a se stesso, ma è all'interno di un contesto. Okay. Perché io credo che questa cosa sia molto importante. Che tanti che ci vedono, anche tanti amici di, del, che ti seguono sui su social, che sono utenti di Music Off. Producono anche loro dei video, è capitato adesso anche con la challenge che abbiamo fatto dove hai suonato anche tu con, Ma con Ciro sì. Manna, no? Cioè che oggettivamente la produzione video è uno scoglio ancora molto elevato rispetto all'audio che magari tante volte, ormai tanti ci sono entrati. E qualcuno, io vedo, ah, adesso compro una macchina nuova, una telecamera nuova, oppure si prendono la, la webcam più potente, però gli manca il contesto. Il, il primo contesto... Certo. Evidentemente, è lo spazio dove tu sei. Ci, vuole, ci, ci fai dare un'occhiatina pure allo studio, ti va? Allora, allora, sì, prima di entrare nel dettaglio, allora intanto eh, vado sul software e ti do la, la 5, che dovrebbe essere. No, è questa, non l'ho numerata. È questa qui. Adesso, scusate, c'è sempre un po' di disastro. Eh, allora, sostanzialmente, io davanti ai miei piedi, che è qua, c'è sempre un po' di disastro, eh? Ci sono questi pedalini, questi pedali sono quelli che io utilizzo come switch, mentre faccio i video, per poter passare da una camera all'altra. Sostanzialmente sarebbero quei, mh, quelli che vengono usati per control, alt, canc, oppure si possono assegnare dei software. Quindi se io adesso, attenzione, quando schiaccio ovviamente cambio camera. La 1, che è la camera, quella che uso per la mano destra, la 3, quella per la mano sinistra, la 2 è la totale, la 5 è quella in, quattro, in 4K e la 6 in altro. Ah, la 4 è quella dove utilizzo eh, le tre camere. Ok, ora torniamo su questa. Ok, allora poi ho davanti a me un 45 pollici dove tengo. Dopo lo, uh, tu anche abbiamo condiviso lo schermo, Questo si può vedere. Dove posso guarda, vedere tutte le camere? Lo, lo vediamo. Lo metto al volo, così si vede. Bravo. Perché tu stai inquadrando adesso. Esatto, sostanzialmente, eh, allora tolgo che sennò eh, c'è sempre l'effetto, eh, <ride> se <guarda, ride> esatto. E che cosa succede? Il, lì ho, ehm, ho tutta la gestione del software, ma andiamo a vedere. Facciamo sempre questa sorta di overview. Allora, qui ho le camere: questa è la 1, sono tutte Panasonic, sono de delle full HD normalissime. Questa è la 1 che mi prende questa mano qua. Vedete che adesso la faccio riflettere: questa è la mano che suona. Poi lì davanti a me ho oh. allora il, lo stabile è solo perché è dove devo guardare e quindi ho messo una roba fucsia perché così guardo lì. <ride> e, quello di, e quello lì invece è che l'altra eh, full HD, invece questa è la 4K. No, perché io ho un problema che quando mi si stancano gli occhi ho un occhio che va un po' a destra quindi sembro un po' strabico. Se guardi in un punto, sembro meno strabico. Eh, allora quella è l'altra. Ho per terra delle luci perché io ci tengo molto che quando eh, qualcuno guarda la mano sinistra non abbia punti di ombra e quindi metto luci sotto. E poi sopra ho tante tante luci, che sono tutte queste. Adesso ecco, abbasso un po' la luminosità. Ce ne... Eh, aspettate, mi è andato via l'audio, eccolo qua. Spostando via. No, eh, ho staccato io la mia cuffia eh, facendomi indietro. Lì ho un altro a luce che in questo momento è spenta. Qui invece ho un altro monitor che è quello che mi serve da controllo dove riguardo i video. Qui c'ho l'altro computer, il Mac eh, per altre cose dove posso condividere lo schermo e lo vedo là. Qui ho la parte audio. Che io sono un fan dell'analogico e quindi ho messo un analogico. Questo è un bel Macy vecchio, che aveva ancora i preamplificatori belli. Sotto qui eh, adesso non riesco a farlo vedere comunque ho il camper e un reverbero un ref 4000 comunque reverbero ultra pro da mettere sulle voci sulle chitarre quello lì sotto è uno per fare i bianchi eh, un lastolite per fare i bianchi perché eh, così sono tutti correlati andiamo di qua la parte audio ho delle focal come monitoring dove riascolto il radio per il microfono che non sempre uso Qui invece allora la parte audio è gestita principalmente dalla scheda audio, che dunque vediamo se è questa che è una Universal Audio, un Apollo. Sopra uh -huh. c'è una Focusrite, in questo caso io faccio tutto il mix con l'Apollo. L'Apollo, eh, per semplicità di, 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 di collegamento, esco dall'Apollo con un bus e vado nella Focusrite e lo mando a te. E soltanto se faccio streaming, quello lì. Sopra ho un quello lì della Beringer, eh, mi serve per un po' per masterizzare, ma l'ho tenuto spento perché l'Apollo ha già i plugin, e quello sopra invece è un dominator, è un, serve per il broadcasting, in questo momento è staccato. Sotto c'è il mio amplificatore, qui ho fondali che in questo momento non sono, non sono montati, vedete, poi dietro ti fai ho... Screen, no? Come hai fatto per, per Casavarini? Faccio, sì, faccio o green screen oppure faccio anche ehm, nero, dipende da quello che devo fare. Le luci per fare il bianco, totalmente bianco. C'è una luce per terra con un pezzo di lamiera che ho messo io che serve per, per fare quello e basta. Sostanzialmente siamo arrivati. Insomma, questo è tutto quello. Perriasci piace che... mettere diciamo, un grand'angolo massimo su quella telecamera che c'hai lì per farci vedere come è fatto il tuo ambiente intorno, proprio la sala del dove è lo. Futuro. Allora, guarda l'ambiente. Va bene, gente non la sala che dico... è molto alta, è 4,10 m, è molto, molto alta. Vedi, questa è una scala a pioli molto alta. L'ho tutta insonorizzata con questi pannelli, sono Vicustic, perché altrimenti avevo tanto reverbero. Anche perché quando faccio le cose con la chitarra acustica, vedi quando ho questo microfono che adesso è spento, ma se io lo accendo ho il microfono. E ovviamente mi rientra tutto l'ambiente, quindi avevo bisogno di insonorizzarlo bene. Quelli là sono tutte le insonorizzazioni. Quella scala lì, tu sai benissimo quando durante il lockdown Eolo non andava e non andava niente. Mi è servita per arrivare là in cima. Vedete che c'è un cavo. Io ho bucato. Ho passato molte mattine sul tetto mettendo amplificatori per, per cellulare, amplificatori per la rete, pur di riuscire a collegarmi con, con il laboratorio dove avevo i miei studenti. E anche qui è alto. Anche qui, bene. Qua. bene, bene. Questa cosa secondo me è molto importante anche per il fatto che ovviamente la tua configurazione. Io, oltretutto, mi sto tenendo la parte di Illuminotecnica per parlarne poi dopo con il nostro ospite, che tra pochissimo vi presentiamo. Anche perché, scusami, intanto sono arrivati tantissimi messaggi bellissimi che poi si possono rivedere perché rimangono nel video, proprio li vedrai in diretta però è arrivato il, il fenomeno da baraccone, non metto neanche il nome che ha scritto questo. Ha scritto, ciao a tutti con tutto il cuore, ma lasciamo fare i video a chi fa questo di lavoro. Ecco, questa. Sì, sì certo. Ammetto che è sacrosanto che ci siano dei super professionisti che fanno le loro cose, come conoscerete tra poco anche il nostro ospite, che è un super professionista nel suo campo. Ecco, considerate che a me piace tantissimo un cartone animato bellissimo di qualche anno fa. Che parla di questo topolino che cucina e lui praticamente, inizia a cucinare in questo ristorante da gusto che è il fil rouge di tutto il film. È il suo libro che dice Tutti possono cucinare. Ecco, io sono persuaso che il video è vero che può essere uno strumento come la fotografia di altissima creatività, però con qualche eh, sana, sano principio di base e pratica e un'attenzione ai particolari, tutti possono riuscire a fare delle foto e dei video più che decenti, perché l'obiettivo è tirar fuori qualcosa che uno c'ha dentro. Per esempio, per un musicista non è necessario che tu sia un videomaker, un regista professionista, però visto che sei un musicista, vuoi portare la tua musica a un livello un po' più alto, diciamo, di condivisione, fare bene i video si può fare con pochi, Accorgimenti importanti, quindi è per questo che con Max abbiamo pensato anche di fare questo perché conoscere un contesto, quella di Max, poi è una soluzione, non è la soluzione, ce ne stanno infinite, però la sua funziona, è efficace. Lui fa dei metodi, cioè, bisogna benissimo. capire questo. Eh, allora, io dico sempre di valutare le alternative. Cioè L'alternativa, ovviamente, chiamare eh, dei professionisti andare a fare i video, cioè, se devo fare un videoclip, non lo faccio mica io. Qualsiasi cosa io debba fare, non la faccio io. Ma le, per la parte didattica, dove mh, può essere che a un certo punto se le lezioni non mi piacciono come sono venute, le faccio, le rifaccio, le vedo, le rivedo, ho delle esigenze di orari lavorativi che rendono quasi incompatibile questo con, con lavorare con un altro. Domenica verrà Franco Macis che... Eh, è un, è, una, è un mio collaboratore nuovo, nel senso che lui è stato uno studente del corso home recording. Ha preso 100, ha fatto un bellissimo esame, ha fatto un bellissimo lavoro. Ha vinto la gamification del mio laboratorio, è una specie di concorsino. E quindi, avendola vinta, è venuto insieme ad altre 6 o 7 persone a casa mia. Nel mio studio abbiamo passato una giornata insieme. Io gli offro il pranzo, stiamo tutti i giorni insieme, gli faccio un seminario, rispondo alle loro domande, tutto quello che vogliono perché hanno vinto la gamification del laboratorio. Così l'ho conosciuto ed è diventato mio collaboratore. E doveva venire, ma durante il lockdown lui, essendo sardo, non è potuto venire. Verrà domenica e faremo tre settimane insieme. Ovviamente lavorare con dei collaboratori è molto molto meglio. Meglio ancora se si possono usare dei professionisti. La domanda è se per la quantità di lavoro e tutto ciò che devi fare, se quel tipo di professionista tu sei in grado di metterlo a budget e tutto questo rientra nel budget di un prodotto che è messo a disposizione gratuitamente o ha un costo eh, che incida in un modo, in certo modo. Quindi a questo, da questo punto di vista la soluzione che io ho trovato, consultandomi con dei professionisti, eh, è stata questa. Non Guarda, io ho speso circa, fra tutto quanto, ho fatto due conti, messi a budget, ho speso quasi, sono intorno ai 18.000 euro di tutto quanto questo studio. Però si può spendere molto, ma molto, ma molto meno. Altro che. Perché io mi sono. ho la mania perché io voglio avere. Allora, se tu condividi adesso, per esempio, lo schermo, sì. eh, Lo schermo, io l'audio la, ho questa mania. Io quindi calcola che dunque dove ce l'ho la UAD, UAD, UAD qua, e passo dai mixer. Dopodiché, per essere sicuro, dopo essere passato dal compressore broadcast, passo da. Un, eh, prima da un maximizer poi da un precision limiter ognuno di loro fa pochissima roba perché voglio essere sicuro eh, di mh, trasmettere che sia in diretta quello che registro con un certo tipo di qualità se vado a mh, questo che è il software che adesso vedi invece è quello delle camere vedi io le varie camere wirecast ho tutte le varie camere posso mettere in sovrapposizione in sovrimpressione. Un QR Code posso mettere il mio il, il titolo, lo ve l'ho già messo. Posso mettere eh, una sigletta di Casavarini, quella che usavamo, o mettere quell'altra che ho messo l'altra sigla, eccetera. Vabbè, niente di strano. È, è un normalissimo software, niente di, di, di cosa. Ma la cosa che questo mi dà, scusami, ho sbagliato camera, è questo che devo usare. È che non posso aprire eh, questo perché sto trasmettendo in questo momento da Wirecast, quindi non posso aprire il pannello trasmissione. Mi permette, mentre faccio un video in formato MOV, di registrare 16 tracce separate. Quando io importo queste, questo file su Final Cut, io vedo una traccia video e 16 tracce audio. Quello se lo importo su Pro Tools o su Logic... R lavoro sull'audio di 16 tracce che poi esporterò di nuovo come un formato MOV tutto compresso e a quel punto allora la qualità che tu dai all'utente finale è, è importante secondo me se io insegno a suonare la chitarra o fare un corso di home recording bisogna che la qualità audio deve spaccare se no eh, certo. diventa, diventa un casino cioè ti, mi sto facendo pagare capito non posso darti un prodotto che non sia il massimo che io possa fare in quel momento No, no, assolutamente, considerando che c'è tanta gente che vende dei prodotti al di là dal punto di vista didattico, ma di video e di audio veramente pessimi. Allora, eh... sai che ci sono due, mh, due adesso non posso fare i nomi, ma due che fanno video su YouTube di sport: uno che fa per il fitness e uno per la corsa. Che io li seguo, mi piace perché sanno, sono molto bravi a spiegare. Però, cavolo, quando parlano hanno un reverbero allora, uno yes. di questi due gli ho prestato due dei miei pannelli. Sono andato a un suo seminario e gli ho prestato i miei pannelli, io ho mandato proprio un'email, ciao sono Massimo Marini, biribì, 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 e mi occupo di questo. I tuoi video sono interessantissimi, non riesco ad ascoltarti perché c'hai tanto di quel reverbero sulla voce, io capisco che lo fai in una palestra, in un ambiente vuoto. E a uno di questi, e fra un po' esce un suo podcast dove mi ha fatto un'intervista, gli ho detto secondo me sei in una stanza col pavimento lucido e da una parte hai una vetrata e lui mi ha detto, ma, ma scusa, ma tu sai dove c'è l'ufficio? No, ha detto, però dal reverbero si sente che hai liscio, vetrate, visto che hai il microfono stereo, si sente che da una parte eh, eh, c'è il reverbero chiaro e lui, no, incredibile quindi ho detto, per un prodotto di qualità nel momento in cui io sento l'audio che è stato preso con un microfono che è là, e tutte le riflessioni vanno lì dentro per... è sminuito, se è gratis su YouTube te lo passo, ma se me lo vendi, no non gliela no, faccio No, ma poi l'audio, cioè, se, se, se c'è troppo riverbero anche su sulla questione di educational, ma ti, ti distrae dopo un po'. Se, se fa Significa che non, non hai, non so, per me è come se fai il muratore e non ti sei messo le antinfortunistiche, eh, C'è qualcosa a cui non hai pensato che era una cosa importante. Però su YouTube, ripeto, essendo un contenuto gratuito non ti si può dire niente. Scusa, c'è una domanda interessante perché poi ci entreremo parecchio oggi. Adesso siamo sì. quasi in contatto con il nostro... Eh il nostro certo, con super ospite. Adesso è parleremo super davvero, eh. di molto, perché ovviamente adesso immaginatela, immaginatela così. Come ho detto oggi nella storia di Instagram, passeremo dal macro al micro, che non vuol dire di minor dignità, ma passeremo da lavori professionali come quello che abbiamo visto adesso con Massimo nel suo studio. È quello che facciamo noi da qui per lo streaming che state vedendo. Adesso, con il nostro ospite, vedremo dei lavori fotonici proprio di un altro livello eh. stratosferico. Però porteremo queste expertise in qualcosa che sia utile, pratico, anche per tutti voi. Comunque, visto che ci sono persone come Vincenzo. Ho pensato questa volta di nella descrizione sotto il video di YouTube ho, ho scritto un setup, tre setup, uno è il setup che uso io qui adesso, che non è il setup standard di Music Off perché sono ancora a casa qui, non è lo studio dove noi abbiamo sempre fatto tutti i video e poi ho messo due setup custom, uno di buono ma senza spendere l'ira di Dio e uno veramente entry level che però sia meglio del classico cellulare. Quindi lo potete trovare Bello. liberamente lì ci sono dei link di riferimento, ma poi i prodotti ve li comprate dove cavolo vi pare, è soltanto un abbinamento che io ho provato e funziona per bene. bene è vero, Max. Molto utile. L'ho visto anche sotto, al, nel, nel mio video di YouTube, lo vedo che sono tutti sotto, eh, molto sì, importanti. Sì, anche sotto al video di Massimo, che lo stiamo streamando sempre da qua. Bene, senti, io direi che... A Vincenzo, lo... però, a Vincenzo, visto che una, lo vedo spesso, lo leggo sempre, il sì. telefonino eh, è più che sufficiente per... Per fare che cosa? Dipende da cosa devi fare, cioè la, eh, l, m, dipende sempre se lo sforzo è rapportato a risultato, cioè se i tuoi video devono essere su Instagram, più che investire in una camera, devi investire sull'idea, calcola che Instagram ci siamo tutti e quindi come se non ci fosse nessuno, devi investire uno sul contenuto, la prima cosa è il contenuto del tuo video, E quindi quello che tu vai a suonare. L'altro è l'inquadratura, l'idea di quella che hai, perché la differenza di norma mh, tra anche i fotografi e chi fa video non sono le macchine, è l'inquadratura, è l'occhio, quello che loro vedono e come lo mettono in quel quadrato. Quindi devi investire, ad esempio, anche in guardare tanti video e cercare di riprodu riprodurre, riproporre quel tipo di colore, quel tipo di inquadratura. L'altra cosa, visto che suoni la chitarra, eh, è cercare di riprendere il suono in modo decente perché certo. eh, l'inquadratura è importante, per esempio sui social è molto importante anche la miniatura che scegli de della no, è ovvio quello, però eh, un telefono come un iPhone ha una qualità sufficiente per fare un qualche contenuto che debba andare a finire su Instagram, che non sia un contenuto che debba andare a vendere un prodotto, che sia pagamento, altrimenti un uno dice mamma mia, questo qua deve vendermi un prodotto e fa il la, la cosa al telefonino. Mm. Non c'è, Io non nascondo che... Per alcune cose nelle dirette alcuni video estemporanei funzionano meglio anche nel mio l'ho provato, funzionano meglio le, proprio il telefono in, perché dà un senso di comunicazione estemporanea ed esclusiva che accade in quel momento. Se, per questo io non sempre utilizzo tutta questa cosa. Io potrei fare anche o, o dei fondali con dei colori diversi oppure il green screen. Perché quando sei così formale, eh, dall'altra parte. Chi ti prende ti deve prendere più sul serio pensare che tu gli debba vendere qualcosa. Dopo entriamo più nella fotografia o nel video, ma nella comunicazione. E lì bisogna starci molto attenti. Però io investirei in una piccola scheda da collegare magari all'iPhone e quando riprendi il suono farlo bene. O altrimenti iPhone, registri su Pro Tools, ti dai un chuck, perché così quando vedi una forma d'onda ferma dopo l'allinei lì e ti va tutto più, è più semplice da, da montare e lo registri su un software qualsiasi logico, eh. qualsiasi, qualsiasi software io direi di abbandonare le pippe mentali quando hai una scheda a parità di scheda qualsiasi software lo registra uguale che sia Pro Tools, Logic, Studio One eccetera perché la differenza lo fa il convertitore quando hai fatto quello dopo lo monti ma con un iPhone più che decente sì poi ancora prima diciamo, potrebbe essere utile un modestissimo cavalletto eh, dove lo attacchi no? e delle luci Proprio su questo io direi che possiamo introdurre... Luci, luci eh? Allora ho telefonato a Max, vi dico questa retroscena che fa un po' ridere, no? e gli ho detto, senti Max, ogni volta prendiamo un, un, un secret guest, chi potremmo chiamare questa volta? Perché io avevo pensato varie persone, però gli ho detto, guarda, c'ho la persona giusta. Allora, lui è un super professionista, lavora a livelli altissimi, adesso, scusate ho dato una crocca al microfono pazzesca. No, non era adesso... fortissimo. Ok, vi facciamo vedere pure qualcuno dei suoi lavori. È un direttore della fotografia, è un lighting designer e uno show designer di grandissimo successo e di grandissima esperienza. Magari non ha detti i lavori non conoscono il suo nome, ma adesso ve lo presento e poi saranno i suoi lavori a parlare per lui. Signore e signori, Francesco De Cave. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Thomas, ciao Massimo, ciao a tutti e grazie per l'invito. Grazie tantissimo del, di aver accettato il nostro invito per stasera perché sono sicuro che la tua esperienza non solo così trasversale ma anche così verticale su mm -hmm. questo, sulla questione anche della composizione di un'immagine, della resa di un'immagine, sarà un premio grandissimo per i nostri amici di questa sera. Senti, io ho qualcosa per loro. Eh, senti, io prima di, di farti raccontare qualcosa a te, io vorrei prendere proprio un, un paio di minuti. O, eh, oggi ho trovato un video dove tu hai curato tutta la fotografia e, e la gestione anche dello spettacolo di Illuminotecnica, che è un concerto di Claudio Baglioni Avrai all'Aula Paolo VI di dicembre 2016. Farei vedere proprio un frammentino perché così chi ci sta vedendo si rende almeno conto di che cosa parliamo scusate che tolgo l'audio perché sennò YouTube ci dà un mozzico Facebook in Facebook lo blocca certo. eh sì, Facebook lo blocca aspettate che arrivo vediamo se riusciamo a condividerlo da qua tolgo Massimo in condivisione Eccolo toglimi qua. pure tolgo anche il mio microfono, guarda no, no, no va bene, non c'è problema ecco, questo è uno spettacolo che adesso lo trovate su YouTube ovviamente è un video della Rai vi voglio far vedere un momento lo spettacolo, concentratevi sulla parte di illuminotecnica. Questo lavoro che vedete che è fatto nell'aula nell Paolo VI in Vaticano, a Roma, è stato curato e gestito da Francesco. Ecco, questo è un piccolo biglietto da visita per farvi capire con che livello di professionista parliamo stasera e quanto può essere utile arrivare poi alla fine dell'imbuto dal macro al micro insieme a lui anche per farci un po' aiutare per tutto quello che sarà anche le cose di tutti i giorni perché no bene Francesco dopo questo biglietto da visita raccontaci un po' tu che lavoro fai effettivamente <ride> hai detto bene che lavoro faccio faccio un lavoro bellissimo che ho sempre sognato di fare nella mia vita e per, la, per fortuna per uh, aver avuto la possibilità di dimostrare eh, di saperlo fare e sono arrivato a, ad un livello superiore, ad un livello quasi massimo in Italia, dove mi, la, mi danno la possibilità di gestire spettacoli, trasmissioni televisive, sfilate di moda, convention. Eh, erano, era il mio sogno nel cassetto fin da bambino: poter lavorare con le luci, poter avere la possibilità di illuminare e creare effetti per uh, i nostri artisti italiani. Mi sono tolto tante soddisfazioni perché sono riuscito ad arrivare ad artisti che mai avrei pensato di poter, a cui poter dare luce. Di cosa mi occupo? Mi occupo di. Sì, di... di... Qualche... Scusa, che è ripartito anche l'audio. Facci qualche nome pure, giusto per capire, perché un a caso, ecco, questo è un altro spettacolo che hai curato tu per Mediaset. Sì, Dunque... questo è uno show televisivo che si chiamava Io Canto. Adesso non. Non va più in onda, io sono riuscito, sono arrivato all'ultima edizione e, e anche ecco, in una trasmissione televisiva. Io sono riuscito insieme allo scenografo a dare dei suggerimenti sulla parte scenografica. Qui i video led erano tutti motorizzati, si muoveva tutto eh, l'esperienza che sono riuscito a, a farmi mi dà la possibilità di mh, occuparmi anche di scenografia, anche di eh, contributi video. Per quanto riguarda il background dell'immagine, quindi eh, le cose che vengono mandate dietro di loro per creare questa profondità che in questo momento si, si riesce a vedere. Le luci. Cioè, fa... Soprattutto per chi ovviamente non ne sa proprio niente, sono quelle immagini che vedete comparire e scomparire dietro Laura Pausini, in questo momento nel video, eh? sì, sì, lei era ospite sì. qui, ma io ho iniziato a lavorare con lei nel 2001. Tornando indietro, io ho incontrato Massimo del 1999 in un, uh, nel mio, uno, dei, uno dei miei primi tour. Eh, ci siamo incontrati a Brescia, era vero Massimo? Sì, Brescia. Sì, Chiari, un... Monti Chiari, non mi ricordo. Monti Chiari, parti. Bravo, Monti di io <ride> facciamo, facciamo le prove e lo spot della Golden Lady, se ti ricordi, lo spot della pulizia delle calze Golden Lady con Neck. Bravissimo, bravissimo. Ero ancora un operatore, cioè ancora ehm, stavo entrando in questo mondo, c'era un lighting designer che faceva la sua programmazione, io operavo, operavo, quindi programmavo per lui e poi portavo in giro lo show, infatti con Massimo abbiamo fatto un sacco di tour con, con NEC, ma quello fu, fu il primo, e fu il primo dove ogni volta io tentavo, Tenevo in, per me informazioni, acquisivo informazioni, avevo fame, voglia di arrivare, eh, non dove sono arrivato, perché c'è sempre un, uno step in più, c'è sempre un gradino in più da fare, secondo me, nella vita. Però mi ritengo una persona che sa cose, mi ritengo una persona che sa, un professionista, che sa gestire uno spettacolo e che sa dare credo la giusta illuminazione a, alle persone con cui lavoro, che non è la mia di stasera, perché voi siete molto belli e io sono <ride> apprezzato di voi, ma io non faccio streaming. <ride> io vi ho portati all'interno del mio studio, Massimo ha il suo, che è stupendamente illuminato e mirato anche a quello che lui ci deve fare lì dentro, perché comunque... Lezioni di chitarra, basta. Perfetto, perfetto. Il fondo bianco è perfetto perché è giusto che si veda la mano, è giusto che si veda la chitarra. Thomas fa il presentatore e, come vedete, si è, accende, si è acceso una piccola lampada lì sul fondo, dietro l'orecchio destro o sinistro. Destro, e destro, a, destro. Alla nostra, a destro. E alla nostra, giusto? Io ti vedo mirato. <ride> e alla, nostra, alla sua sinistra, in fondo c'è un monitor, un quadro, un televisore. Luminoso luminoso perché crea la profondità, profondità che non ha massimo in questo momento. Ma è giusto che sia così. Certo. È che sia così. Insomma, poi ti, ti faccio uno spoiler perché questa cosa in realtà non l'ha ancora vista mai nessuno. Ma questa lucina, che, scusami, questa che giustamente e... che sembra una radente, in realtà è un fake. Questa cosa adesso ve la faccio vedere perché ogni tanto ci sta bene. Questa considerate è, è lo studio di mia moglie, che lei è una storica dell'arte. Eh, la, in realtà la radente la fa quella là sopra, ah, <ride> è un riflesso. Sì, Quindi... sì. No, no, è, è un'altra luce fake che serve soltanto per ah. dare l'illusione che sia quella. Quindi, sono quelle luci che come si chiamano emozionali. Mi sfugge il nome ah. adesso, perdona, okay. maestro, maestro De Cave. Però di fatto la luce di illuminazione che, mi, che è quella che mi fa l'aureola in testa, è quella che viene dall'addietro. Bene, bello, oh, che la oh, è Poteva essere quella in fondo che ti fa il controluce perché è troppo lontana e fioca, poi, tra l'altro, hai anche la poltrona che è molto alta e si vede esatto. che la luce arriva dalla tua si, destra o sinistra. Adesso è sempre esatto, assolutamente, sì. assolutamente sì. Come diceva Massimo, ha riconosciuto che c'era una finestra, un vetro <ride> all'interno della stanza del Fitness Man <ride> e qui sì, i giochini si capiscono, però quella lucina lì di sicuro ti dà dà la giusta profondità di campo quello che io cerco di ricreare e me ne danno la possibilità con 400 fari 4 500 fari per volta infatti mi chiamano lo svuota magazzini però <ride> no no, no lo svuota magazzini è che il problema è che quando si parla io in alcune cose ero direttore musicale e lui invece era lighting design. questo è successo con, con, con Filippo con Neck quando ci siamo conosciuti nei tour dopo il problema è che De Cave è così bravo a fare le luci con i suoi pastelli eccetera che che quando dice, ragazzi, allora come l'audio? Quanto audio mettiamo? Eh, allora, ragazzi, a fare le luci c'è De cave. Allora il budget va a tutte le luci. <ride> 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 Ma no per lui, perché lui chiede le luci. No, è che lui delle volte, ci, adesso non, non è stato, eh, ovviamente non si è autoincensato, però eh, entriamo in quella parte di tecnici al, nel concerto che però sono artisti. Cioè, quando eh, mi sono trovato a fare degli arrangiamenti, delle preproduzioni, dove sai che puoi creare dei momenti eh, musicali di un certo tipo perché sai che chi fa le luci seguirà, se tu gliela spieghi o poi semplicemente lo sente con la sua sensibilità, un'emozione che le persone vedranno e, e guarda c'ho la pelle d'oca, quando sei sul palco e sai perché l'hai visto adesso dopo chiediamo a Francesco qualcosa di quella roba che ce là di dietro e sai che Francesco e anche altri professionisti bravi eh, cioè de, de, al suo livello eh. però io parlo di Francesco proprio perché è la persona che ti ho detto che non ho avuto dubbi di scegliere fosse con noi sai che se tu crei quella parte musicale sai che Francesco la sottolineerà così tanto che quando poi sei sul palco che suoni e le, le, le ragazze, i ragazzi li vedi negli occhi li vedi negli occhi l'emozione che tu con la musica e lui con le luci eh, artisticamente hai creato cioè quell'elettricità che diventa emozione, cioè non è, non è un dettaglio. Quando sei in un, ad un concerto e le guardi le immagini che stanno passando, la parte eh, di luce è una cosa molto importante e, e crea quell'emozione, quell quella dinamica, quella cosa... E lo sa anche Francesco, tu prima di ogni cosa allora andavo là con i foglietti, allora in questo pezzo succede questo, 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 questo... E, e, e dopo sta lì l'importanza anche di chi prepara il concerto, di saper collaborare con chi fa le luci, ad esempio nonostante con Neck io fossi sia il coautore che l'arrangiatore eccetera, c'era sul palco con noi Lele e poi c'è stato anche Maxelli, anche loro avevano dei momenti di assoli e di luce perché sapevo, e questo lo dovevo dire al datore, a chi avrebbe fatto le, il, la parte di luci, che il palco deve vivere tutto, perché se io sono e voglio fare il figo e mi faccio sempre accendere la luce all'epoca non si girava così tanto sul palco i palchi erano più rettangolari non, avevamo, non eravamo ancora così importanti a fare sti palchi tutti zigzagati se io mi faccio sempre accendere la luce a me, il palco diventa sbilanciato e quindi non dai modo anche a chi fa le luci di, di illuminarlo tutto di renderlo tutto interessante, tutto vivo e quindi eh, la luce adesso noi ne parliamo dei video, ma è indubbio che la luce faccia la differenza, e mi sembra che se uno guarda i programmi della D'Urso o di quelli del calcio, mi sembra che abbiamo capito che con la luce si salva tante cose! Eh? Eh... Guarda come ride! Ma guarda, perché, perché io faccio richieste, a volte, esagerate di, di, di proiettori di, di, di tecnica di luci, perché, come giustamente dici tu, eh, il Dare allo show più parti musicali, far sì che possa salire e scendere. Quindi, eh, adesso non mi viene, non mi viene la, la parola corretta di, di questa cosa, di, di la definizione di, di dinamica, cosa. forse. Come? Di dinamica, scendere e salire di dinamica. La dinamica che, che dai tu, che, che danno gli arrangiatori, che dà l'artista, questo salire e scendere è fatta di tanti suoni diversi. I suoni non ti voglio dire che siano gratis perché comunque eh, sono lì, devi solo, devi solo arpeggiarli e vengono fuori. Per poter fare la stessa cosa con le luci, c'è bisogno di tanti punti luce diversi fra loro, posizionati in maniera strategica. Perché altrimenti, se hai 50 fari, fai il primo brano, il secondo, il terzo, il quarto, è già visto. Quindi, certo. bisogna lasciarsi da parte uno specialino, bisogna lasciarsi da parte qualcosa che nessuno ha mai visto fino, fino, a quel a... Punto. fino a quel punto. La cosa bella adesso mi è successo nell'ultimo tour con Elisa, eh, fatto questo, Elisa ha fatto questo tour teatrale eh, scritto in tre parti. La prima parte era prettamente pianoforte e voce, solo lei, e quindi immaginati la cura del controluce, il taglio sul suo viso, le mani. Dietro avevamo dei, dei fondali in PVC nero, dove proiettavamo con un videoproiettore a laser per tutto il concerto, fino alla prima e seconda parte, quindi fino all'inizio della terza parte. Questi fondali neri coprivano 45 motorizzati chiusi lì dietro per un'ora e tre quarti. Io Madonna. sono riuscito a scoprire questi ultimi fari solo per l'ultima parte del concerto, l'ultima 25 minuti del concerto. Ed era per me, perché io sono il primo ad emozionarmi su queste cose, io ci credo veramente in quello che faccio. E questo, questo è il tour, il tour dei, dei, dei palazzetti, il mio primo tour con Elisa due anni fa. E io sono il primo che crede in queste cose. Quando io dico, non pensate che io ci guadagni a chiedere tutti questi fari, è perché io ti voglio consegnare un prodotto della Madonna, io voglio darti il massimo. Questo è il, il succo, il frutto di tutto quello che ho dentro, di tutto quello che cerco di trasferire con accendere uno, due, cento o mille fari. Cercare eh. sempre di dare un'emozione, cercare sempre di trovare, a volte ce la faccio, il colore giusto per quel suono. Perché io in un tempo fa in un'intervista dissi a un giornalista... Perché mi chiese, ma come scegli i colori? Come, 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 come ti vengono in mente? Perché questo, perché quello? E io le ho detto: Guarda, non mi preparo mai a casa troppo le cose perché la musica, in qualche modo, mi parla in colori. Io ascolto. Una sinestesia, una sinestesia permanente, no? Assolutamente. Il suono del Assolutamente la musica mi parla in colori. io sì, un po' a casa, insomma, Massimo lo sa, io rompo le scatole per avere sempre i brani. Fatemi mandami i brani, mandami i brani arrangiati, perché devo, devo pensare, devo programmare, devo fare. Però li ascolto eh, leggermente. E la sera lì, quando arriveremo, quando arrivo poi all'allestimento, è lì che mi concentro sulla. Sul brano, ed è lì che quel brano, in qualche modo, mi parla con i colori e mi dice che colore devo mettere dentro. È, è assurda, questa cosa. Non so se anche i miei colleghi lavorano così, ma questo è il mio, è il mio essere, il mio modo di fare. A me sembra straordinaria questa cosa, anche perché mi cioè apre anche una finestra su un altro eh, panorama che forse. I più giovani, diciamo, adesso prendetela come un esempio, io non faccio mai di tutta l'erba un fascio, no? però i più giovani forse si perdono un po' in questa expertise che da più vecchietti abbiamo vissuto in tante situazioni. Cioè il fatto che per realizzare un progetto finito di un altissimo livello non solo tecnico, ma emozionale eh, che trasmette esattamente quello che vuole l'artista. In quel momento, c'è bisogno di un'orchestrazione magistrale tra tecnica, allestimento, scenografia luci, audio cioè è un lavoro fenomenale e secondo me quell'aneddoto che ha raccontato Massimo prima di quando avete fatto l'allestimento è una cosa stupenda è una cosa stupenda e questo ecco mi, se mi, mi sembra proprio che sia fondamentale per il fatto che per fare questo lavoro per intessere delle relazioni che non siano soltanto professionali, no? ma anche che ci sia una sintonia di un certo tipo, ci vuole del tempo, ci vuole di mettersi con una, una disponibilità anche ad accettare le cose degli altri, che di questi giorni a volte si fa un po' fatica. Eh. Si fa un po' fatica perché l'artista è l'artista, l'artista ha, ha tutto in mente a volte non riesce a comunicartelo in, in qualche modo, no? non riesce veramente a trasferirti cosa vorrebbe in quel momento, per quel concerto eh, e, e tu sei lì che devi riuscire a interpretare le sue parole cercando anche di metterle a posto queste idee, perché non è sempre detto che quelle... Poi, attenzione, questa è una cosa mia, molto mia personale, perché... Tornando indietro, vi ripeto: io tengo molto a quello che faccio e se tu hai chiamato me è perché ti fidi di me. Quindi certo. hai voglia di avere la mia esperienza, di sentire le mie idee. Quindi, quando sento un artista che comunque ti dice la sua, io cerco di portarlo sulla giusta strada. Poi, se l'artista non accetta il consiglio, se comunque è ferrio, fermo sulla sua idea. Io gliela metto in pratica fino a portarlo al punto di fargli capire che quello che sta dicendo in quel, in quel momento, in quel pezzo, cioè, deve rendersi conto che quella cosa potrebbe essere errata. E certo. alla fine devo dire che riesco sempre ad arrivare a, a quello che era la mia... <ride> anche perché Francesco, adesso, eh, anche se non è proprio il topic del, del video, però ci sono alcune persone, me ne sono accorto anch'io, ho tanti amici, eh, tra i propri amici più storici nessuno fa il musicista, che per loro, eh, secondo loro, le luci sono ancora quelle, sai, così, no? <ride> e quindi, beh, Parmello. è normale, è normale, chissà quante cose non so di altre robe, no? Certo. E, e invece tu, io mi ricordo, cos'è stato, nel 2014, quando eh, ci siamo rivisti con Biagio allo stadio di Bari, che tu eri in uno di quei container, ti ricordi, mentre noi facevamo le prove, che stavi, e dici, ma che cacchio c'è? Io ho, che ho una memoria, ma no che c'era Carletto col suo, brrr, con quel eh, monopattino, che poi era tuo, mi sa, il monopattino. Sì, era mio. Eh, ehm, e sono venuto e ho visto questa cosa che è incredibile, che è quello che hai dietro. Cioè, io pensavo fosse un quadro in questo momento, sinceramente, sembrava tipo l'arena di Verona in una foto aerea. E invece, secondo me, è molto bello vedere, cioè, noi facciamo le prove, cosa fa un luciaio? Eh, il luciaio, ovviamente è il termine slang per definire chi si La occupa del luccichio per lucciaro. Erluciaro, Erluciaro. È chiamato il lucidatore <ride> esatto è quello che sostanzialmente col fatto che è sempre lì è un pochino più in alto e lo vedono è quello che gli chiedono scusi ma quanti watt avete stasera no perché questa è la domanda tipica o oh, don't ask me for audio I'm light o oh, quelle cose solite don't ask me for lights I'm audio ehm, la di dietro lui ha un mixer non so non è neanche un mixer una, una console di programmazione forse il termine è corretto sì. dove e tu ricrei in, eh, in 3D e una programmazione quello che poi noi vedremo e dopo tu assegni i programmi tutto facci vedere schiaccia due pulsantini assolutamente o ti, ser o ti serve uno pratico ti chiamiamo uno pratico ah, Francesco no, no. questo è, stai facendo uno show stai preparando uno show all'arena sì. di Verona sì all'arena di Verona questo è quello pra... che è tutta l'arena questa sì, è l'arena vista dall'alto, ma ho la possibilità di vederla, scusate se non mi vedete più, di vederla in sbagliate viste. Questa è da sopra, questo è quello che vede quando, facevano, quando fanno gli Sky, come si chiama la Wind con Music Award, che passa l'elicottero. Ma questa, questa, questa tecnologia, eh, allora inizialmente, eh, diciamo, sette, otto anni fa non era ancora pronta per fare quello che, che ci facciamo adesso perché era veramente fake cioè programmavi a casa andavi lì e non tornava niente perché perché la tecnologia non era ancora pronta a darci tanta potenza per poter qui in questa cosa che vedete dietro di me ci sono 700 fari motorizzati che io in questo momento riesco ad accenderli a accendere tutti e muoverli tutti contemporaneamente senza che il computer si fermi quindi è un rendering continuo. Quindi fino a 7-8 anni fa invece vedevamo i fasci che facevano così, quindi non ti rendevi conto veramente di quello che stava succedendo. L'altra caratteristica che devi sempre tenere bene a mente è dove stai andando. Perché questo programma qui, tu decidi tu il fumo e quindi il fumo è l'unico nostro... Eh, l'unica nostra potenza per poter vedere le luci se non c'è fumo ci sono mille lampadine messe lì come quella lampadina che hai lì dietro è accesa sì zanzare, zanzare assolutamente quindi se sei all'aperto devi, devi in, impostare in questo programma un, il fumo allo 000,1% perché è quello quindi che avrai, non vedi le tracce non vedi le tracce non le del, vedi. del non le non vedi. vedi quindi devi già premonirti di questo handicap se sei in teatro lo puoi mettere al 5%, ma devi tenerlo veramente comunque sempre basso. Ci vuole un background di, di, di lavoro su questo programma perché adesso ci dà una mano, ma, ma tanto, veramente tanto. Ultimamente gli allestimenti dei tour, tempo... un'interruzione un volante perché e mi ha scritto in realtà, non in chat, ma ha scritto un messaggio a un amico, mi ha detto, ma come, che vuol dire il fumo? Come funziona il fumo? Guardate, io ho la sigaretta elettronica, questo è un iPhone con la sua luce, Bravissimo, Bravissimo. hai fatto, fatto l'effetto corretto. Cioè, senza Dai, quello non non traccia la riga in sostanza, non si vede. E quindi non dovrebbe essere vietato fumare ai concerti, aiuterebbe. <ride> eh, aiuterebbe. Infatti in discoteca quando si fumava erano belli gli effetti. E poi <ride> risparmiavi di fumo, risparmiavi il ah, sì, liquido. Ma poi io vi lascio... Allora, il, il sound engineer è la persona che eh, disegna un progetto all'interno di un palazzetto, di uno stadio, di un teatro e decide... Come montare le casse per far sì che l'audio arrivi dal palco fino all'ultima fila in fondo con la stessa intensità eh, di, di potenza quanto alla prima fila? Quindi sì. quello è un lavoro importantissimo. Ma voi non vi potete immaginare che lavoro importantissimo è avere un fumo bello in teatro o all'aperto? Perché. Sì, sì, all casino. Una nuvola di fumo da una parte, fa quello che hai fatto tu con l'iPhone, tutto mezzo palco si vedono i raggi, dall'altra metà non si vede niente. Quindi io anche qui sono uno svuota magazzino e svuota taniche di liquido del fumo, perché io per l'Arena di Verona, quando facciamo l'Arena, chiedo 10 macchine del fumo laser che fanno questa nebbiolina, quindi non dà fastidio alle telecamere. Poi chiedo 10 macchine del fumo vecchio stampo, quelle che facevano lo spruzzone ognuna le metto a coppie distribuite nei punti strategici che ormai conosciamo nei vari posti ma ognuna di queste coppie deve avere un ventilatore grande così che fa anche un po' di rumore poi gli nascono eh, problemi con gli amici dei microfoni <ride> e il tutto è gestito quasi da una consola a parte perché voi non... è, è, è un lavoro enorme quando hai le telecamere se c'è troppo fumo rischi di rovinare l'immagine se c'è poco fumo non si vede niente quindi mentre fai le luci mentre con una cuffia e un microfonino chiami i soli di Massimo Varini con i follow spot il follow spot è la luce gestita da una persona alla quale io dico dove andare quando accendere, quando chiudere e quale colore mettere quindi oltre a tutto questo gestisco anche le macchine del fumo per far sì che tutto sia sempre molto bilanciato è un lavoro pesante, come dicevi tu Thomas, per far sì che alla fine tutto torni, tutto sia eh, bello per lo spettatore, nessuno sa veramente quanto, quanto c'è dentro, dentro questo. Eccolo qua, guarda, ci hanno scritto adesso un commento a proposito, è cascato a fagiolo grazie, guarda, ho fatto un viaggio nel backstage degli allestimenti dei grandi tour con te poi sei suggestivissimo mentre parli eh? vabbè ma da buon visivo vi sarei visivo a morte facendo <ride> <ride> esprimo, esprimo volevo dire una cosa eh, molto importante, che ovviamente cioè, questa chiacchieratina che stiamo facendo adesso con Francesco eh, è importante perché ci trasporta su quello che è qualcosa che è normalmente agli occhi di chi non è Avezzo alle questioni tecniche, appare soltanto come un risultato finale, è come in un film, no? Cioè io posso vedere il film, sì, mi piace, non mi piace, però se non sono un po' più esperto, non ho la percezione di capire come è fatta la regia, come è fatta la fotografia, tutta la scenografia, cioè tante cose passano un po' inosservate, però sono quelle che poi colpiscono quei sensi che non sono in allerta ecco questa presentazione a che serve? Prima di tutto per farvi fare questo viaggio e vedrete che la prossima volta che vedrete un concerto dal vivo o in televisione ci farete caso, questo è importante e poi anche un po' per qualificare Francesco nel senso non che ne abbia bisogno però magari non lo conoscete quindi raccontare quello che lui fa è fondamentale perché io credo concerto che concerto all'aperto se c'è tanto vento e c'è Francesco vedi che gli erode <ride> sì sicuro <ride> Lo <ride> vedi con questa cosa qui che gli erode? Fuma, fuma! Eh, perché oh, d'altronde è micidiale. Eh, eh sì, sì, se, sì. Il, se il vento suono, porta via il, il vento porta via anche il suono. Eh. Quando ce n'è tanto è, è pazzesco. Questo, questo perché ve lo sto dicendo? Perché eh, i suggerimenti, che siano ad alto o basso livello di prestazione, secondo me bisogna imparare Ehm, per bene a capire di chi fidarsi, soprattutto nell'oceano di, di internet, che c'è di tutto e di più. Quindi, noi che facciamo con, eh, con tutte le cose che facciamo su Music Off, anche tutte quelle che stiamo facendo con Massimo in questi anni, cioè stiamo cercando di eh, educare, non a fidarvi di noi, ma a darvi degli strumenti per capire come si qualifica un professionista. Fatta questa premessa, adesso eh, Francesco rimane un po' con noi. Le domande che potrete avere per le questioni video di casa vostra, del vostro studio, del vostro live, della vostra sala prova, della band, qualunque quello che riguardi video e illuminazione, se voi scrivete una domanda, non vi, non vi risponde il, lo youtuber eh, autodidatta, vi risponde Francesco. Cave. quindi questa è un'opportunità unica. Non è che tu gli telefoni. Lui cioè gli telefoni gli chiede in consiglio. Dopo un secondo senti arrivare il fax con la fattura. No, no. Aspetta, me, guarda, ti metto in sovraimpressione il cellulare di Francesco. Aspetta, eh, così lo chiamate. <ride> ecco, guarda, è arrivata una domanda. Fra. Cosa pensi dello spettacolo che fanno nello stadio Vanda Metropolitano a Madrid? Non so se lo conosci. Purtroppo non lo conosco, no, neanche io. Mi dispiace certo. deludere Marco, ma non lo conosco. Bene, sarà un'occasione buona per andare a vedere. Vero, certo, Io mi permetterei. Allora, prima di rispettare. Ah, beh, è bello, questa è un'altra un diretta da mettere su DVD, altro che su YouTube, non si sa mai. Mi permetto <ride> di dire che la prima cosa, prima no, chiedevano co qual era un setup, eh, a prescindere dalla lista che hai fatto tu, Thomas. Sì, sì, è che mh, la luce. Allora. Eh, Bisogna sempre pensare prima di che cosa comprare, che cosa si vuol fare perché non è che dici devi comprare questo, questo, questo e quest'altro. Prima a, a, a Vincenzo ho detto col, con l'iPhone è un faretto, se devi fare i video da mettere su Instagram è più che sufficiente. Anzi, a volte, come comunicazione, il momento eh, io a volte lo faccio apposta: di fare che, ve, che fa, prendo il telefono, clicco lo metto lì che si senti il rumore e poi suono proprio perché è un momento in cui dice mi va di fare questa cosa e io non la, non la provo io la faccio la faccio così tic. se mi viene la carico se non mi viene basta non la faccio però questo allora è un, non è più fare video e fare audio è fare comunicazione cioè io ti sto comunicando una cosa eh, ti sto comunicando una cosa estemporanea che però Vista che viene da un artista, da un musicista, è una cosa estemporanea e quindi è esclusiva. Se invece quello che vogliono fare spesso molti dei nostri chitarristi eh, li, li vedo perché mi chiedono consigli, è promozionarsi, farsi vedere. Allora confezionare un prodotto di qualità può essere importante. La luce è importante perché è un peccato se metti le luci solo in alto e ti vengono gli occhi da panda. È, è un peccato se hai la luce soltanto da una parte che non si illumini, cioè. E su certe cose non è come quella televisiva che dopo lì non posso neanche parlarci, però, sicuramente per quello che dobbiamo fare noi, che è una cosa tecnica dove dobbiamo far vedere che la mano si muove e se è didattico, uno deve vedere esattamente che non ci siano le ombre. Ah, la luce deve arrivare non dico da tutte le parti, ma deve essere simmetrica, non ti deve fare l'ombra da questa parte perché se io ti faccio vedere così e l'ombra di questo dito mi va su quel tasto, tu non avendo la tridimensionalità non riesci a capire magari esattamente su quale tasto è questa. Il posizionamento delle camere perché, per esempio, uno mi ha detto: Ma scusa, ma visto che hai preso la telecamera 4K, puoi prendere una camera 4K e poi per fare le inquadrature fai i crop. Cosa <ride> vuol dire per chi è meno pratico? Avendo io una risoluzione di 4K, che quindi è enorme, se poi tu lo porti in un full HD o in 720p, potresti andare a prendere delle parti e vai a fare degli zoom che non ti serve più avere tre camere. La differenza è l'angolazione. Cioè quello che dicevo prima: quando becchi il fotografo o il cameraman, quello bravo, non è la differenza la macchina, non è solo la macchina che abbia più megapixel e l'obiettivo con più o meno F, è che cosa vede nell'obiettivo. E la differenza è questa. Stiamo parlando di questi, di pochi millimetri. Io ho provato con Henry Ruggeri, che conoscete se questo grande fotografo che va a fare gli rock shot. E lui mi ha fatto lezioni di fotografia. Eravamo in tour con la Eco. Cavolo, diceva allora: Prova a fare questa foto. Lui regolava, prova a mettere F2 e mezzo. T -t -t -t, fai così. T -t -t, fotografa quello, clic. E adesso la, la faceva lui. Si rimetteva lì e la sua era bella. Eh. E la mia faceva schifo. Sì, era sì. come quando io do una chitarra a qualcuno. Scusa, non ti ho sentito fra. Lui non sa suonare la chitarra. Eh, esatto. È sì. eh, quindi prendere atto di alcune cose e quindi anche sulle luci. Cercare di, eh, di guardare quello che fanno gli altri e ci sono dei, comunque dei, dei piccoli investimenti. Ho visto che tu hai scritto, hai messo lì eh, Thomas un po' di, di, di acquisti. Addirittura hai messo anche già la, la, una Lumix, la Panasonic, però le luci Neewer che non ho mai capito come si pronuncia neuer, boh. neuer, è, neuer, è venuto stamattina un fotografo da me a fare un servizio per tutt'altra roba per la rivista Correre. Io sono un, un appassionato di running e lui aveva queste luci. Io ne ho tre, sì, sì. Sono, quelle lì, sono quelle lì per terra e ti permettono di regolare il calore quindi se fare la luce cos'è 5500, insomma vai su con i K300 che è 2, calda 5600 che è fredda. Ah, ok. Esatto, qui lui te la fa dalla è calda il, fino alla fredda. È il sole, il nostro sole a mezzogiorno e il nostro sole al calare che sono al calare è 3200, giusto? Bravissimo. sì, si avvicina più alla parte calda. Più calda e quello determina, secondo me, anche uno stile. Per esempio, io mi sono trovato bene anni fa quando ho fatto i primi video con, con eh, True Fire, eccetera, e io ho deciso i, tutti i video del laboratorio musicale Verini hanno lo sfondo bianco. Ma perché? Perché lo vedi subito? Cioè, se io ti metto la chitarra qua, ecco la, la spacco e poi e vado su questa camera. Se vado su questa. Cavolo, avere dietro il bianco hai un dettaglio pazzesco. Assolutamente. Cioè, il dettaglio di questa mi viene da quella che è un Full HD e comunque è zoomata. Io adesso l'altezza è fatta per un'altra chitarra, però io sono sicuro che il mio studente, grazie alle luci da sotto e da sopra, vede esattamente dove sono le dita, non ha ombre che vengono da una parte o dall'altra. Quindi, Perché se una, gli do la... Non la... Se gli do la 3 e gli faccio questo, se gli devo far vedere come sto pizzicando con, con questo, sono sicuro che lui lo vede. Adesso si vede anche la polvere, vabbè. Questa è, la, è una chitarra che gira in giro, un, è un vecchio prototipo. Però sono sicuro di quello che lui vede. Però vedi che no, la mano non ha ombre, tranne che qua dentro, non hai ombre. In questo caso sei sicuro che a livello di fotografia non è una bella fotografia non c'è profondità, non c'è niente ma io mica faccio fotografie, io faccio lezioni e quindi è, è diverso se tu guardi sui, nei social ehm, l'inquadratura che hai tu Thomas è giusta per il tipo di comunicazione che fai tu guardi come la fa Scanzi faccio per dire un po' da sotto, dietro ci sono i libri poca profondità cioè l'inquadratura e le luci che ti metti tra virgolette, parlano già prima che tu inizi a parlare, secondo me. Lui potrebbe tranquillamente andare su Sky in questo momento. Sì, se veramente io i telegiornali ultimamente ho visto delle cose con i collegamenti da buttarsi dalla finestra, guarda. Purtroppo, purtroppo non solo sui telegiornali, abbiamo visto cose tipo, ti ricordi Thomas, parlavamo di quella trasmissione televisiva della BBC dove abbiamo visto un Elton John... Che cantava e suonava in giardino con il cancello dietro e il camion dell'immondizia che passava si sono viste cose purtroppo in questo lockdown che eh, a casa per far qualcosa per far comunque felici i, i propri fan eh, si sono inventati videomaker e strimpellavano cioè suonavano e cantavano da casa ma i risultati purtroppo video e luci erano a volte anche audio, audio, sì, audio sì. Assolutamente, assolutamente erano inguardabili e inascoltabili. Poi anche qui vedi, noi secondo me, noi, eh, noi che siamo in questa in questa stanza, in questo momento, secondo me, noi guardiamo anche quelle cose lì. Ma poi mi chiedo sempre, la persona che invece è fan di quell'artista ci farà caso o ha solo bisogno di sentirlo in quel momento? Perché noi siamo molto più tecnici, molto più addentrati in questa cosa. Io questa domanda me la faccio spesso, sempre quando faccio quelle famose richieste, svuota magazzini di fari, eh, me la faccio spesso questa domanda, ma alla fine servirà veramente tutta questa cosa qui? Eh, per la mia felicità, sì, perché insomma poi io sono contento quando, quando vedo tutte accese e vedo l'artista che sorride, vedo l'artista felice. Eh, vi, vi, vi racconto uno dei miei eh, ultimi eh, successi, ma successi perché sono arrivato a un artista che, che, che aspettavo da tanto tempo, che è Renato Zero. Lui è un grande artista, è una persona che sta attento alla luce, che sta attento alla scenografia e averlo di notte di fianco, mostrargli quello che ho pensato per lui, vederlo saltare sulla sedia, per me è un'emozione unica è qualcosa eh certo. che nient'altro mi potrà dare, nient'altro, è, è quella cosa lì. Scusa Francesco, Fra... mi viene una, una risposta alla domanda che hai fatto, quella di, di chiedersi se questa cosa è veramente necessaria, no? È inevitabile che poi il trend emotivo del legame con la persona che noi vediamo lì che ci parla di un prodotto giochi molto su, su questa cosa qui. Però secondo me... <coughs> Viviamo soprattutto adesso, probabilmente una delle più grandi crisi, anche economiche, che abbiamo vissuto da tantissimi anni. Io credo che sia anche giusto che le persone eh, cioè si formino una coscienza eh, che sia cr critica, nel senso che sia in grado di valutare le cose. Quindi io penso che sia importante. E dare degli stimoli come quelli che stiamo dando stasera no? per far sì che chi vede un, un video di un prodotto, adesso mi viene in mente de, della chitarra, di chitarre, adesso parliamo di chitarre, ovviamente Max, cioè non è che possiamo parlare dei controfagotti, però cioè, che veda e valuti un prodotto per quello che è veramente e gli venga il desiderio, un unico desiderio potrebbe interessarmi, la voglio provare con le mie mani. A me quello che mi spaventa tantissimo di, di, della rete degli ultimi anni, adesso io, lo, io sono, sono un po' meno vecchio di Max, anche se lui sembra più giovane di me. Ma io so, ho 42 anni e io sono collegato a internet dall'89. Io c'ero da 28, eh, dall'89, quindi è passato tanto tempo. E io mi ricordo bene che c'era una coscienza diversa una volta, cioè c'era più un desiderio di andare a fondo delle cose. Adesso purtroppo la rete, ma non soltanto in Italia, dappertutto, è piena di venditori di fumo. Ma non perché sono eh, con un intento di natura dolosa, è che sono persone che a. non sono dei professionisti, b. il più delle volte quel prodotto non l'hanno neanche mai provato, però ti dicono che è una ficata pazzesca, visto che c'è un trend, un legame particolare con quella persona, lo compri. Però questo Beh, è un danno. Però compra. se è un venditore è... di fumo, mandalo da Francesco. <ride> <ride> che lo fa spruzzare all'arena <ride> quindi io penso che sia importante eh, per, per concludere, cioè, dare alle persone degli strumenti che gli permettano di valutare veramente con le loro forze mi viene in mente, soltanto adesso per chiudere il cerchio con quello che diceva Max del video in bianco io sono stato un grande fan del video in bianco l'abbiamo <ride> usato su MusicOff per una vita per i test e per moltissimi anni abbiamo fatto delle riprese audio e video di altissimo livello adesso vi sto mettendo un video di, che mi piace tantissimo di una 335 che abbiamo girato nel, nel vecchio studio bianco di music off come lo chiamo io e questo è un video muto cioè nel senso Alberto Lombardi ha suonato tutte le varie configurazioni di questo strumento per far sì che arrivasse bene il vero di quello strumento audio e video non c'è bisogno di imbonire cioè non è un imbonitore c'è un, un lavoro dietro che è, è fatto per darvi a voi una, eh, uno spirito critico. Che io penso che sia quello che, fa, che fai pure tu, Max. Nel senso, io non ti ho mai visto fare una televendita, ecco, non... ma neanche per i tuoi prodotti. Cioè, nel senso, mi è sempre venuto tuo stile. Io ho la domanda, quando Francesco ha detto che dice le, le, le luci che chiedo, quello, ma non so nemmeno se, val, cioè, se la gente se ne accorga. Io credo che sia una questione di, di responsabilità, cioè. Eh, noi, che diciamo, eh, se parliamo della musica e degli spettacoli, eh, Francesco, noi possiamo dire che giochiamo in Serie A se fosse calcio, giusto? Sì. Allora, io credo che abbiamo, noi e gli artisti con cui si lavora eccetera, dovremmo avere, dovremmo sentire, e in, per quello che tu dici lo senti, abbiamo il dovere morale di tenere alta l'asticella. Ed è un, un dovere nei confronti del. Adesso io forse sono troppo per aria, eh. Io sono molto razionale su alcune cose, su cose sono molto per aria, però io amo così tanto la musica e credo che visto che la musica è entrata una zanzara vorrei capire da dove. Amo così tanto la musica che le devo rispetto e per il lavoro che faccio devo cercare di tenere l'asticella così alta per, da tutti i punti di vista, dal, dal video che faccio, ma dai concerti che facciamo, dalle luci che tu proponi, Perché? Perché se noi che siamo in serie A ed alcuni visti come diciamo dei riferimenti ma non riferimenti mitici semplicemente come professionisti che fanno il loro lavoro fatto bene se proprio chi fa quei lavori a un certo livello abbassa l'asticella dà la possibilità a quegli altri di dire beh se loro fanno la roba con robe così economiche fanno poca roba pure noi possiamo e diventa una gara al ribasso che secondo me non trova, eh, non ha modo di di tornare su, quindi c'è proprio una responsabilità culturale, secondo me, di dovere fare le cose belle, quando, ovviamente non farò mai i nomi ma mi, mi sono trovato a parlare con un artista che lui dice ma tanto i miei dischi io potrei farli anche in casa con un microfono e una chitarra registrati a cazzo e comunque li venderei, io dico proprio perché tu comunque li venderesti, dovresti investire più degli altri perché tu hai in mano l'asticella se tu abbassi l'asticella e quegli altri non hanno nemmeno la tua forza compositiva e creativa, si trovano ad avere niente forza creativa, niente forza compositiva, niente qualità audio, diventa un suicidio. Mentre se tu senti la responsabilità di dire ho un pezzo della Madonna, la gente lo comprerebbe anche fatto male, cavolo, devi farlo bene, perché Michael Jackson faceva così. Ma non è per loro, perché anche i Beatles, perché i Beatles all'epoca, quando erano forti, potevano, scusate, fare e l'avrebbero venduta, e le ragazzine allora hanno smesso di fare i concerti perché non riuscivano a sentirsi, ricordiamoci di questo, eh. all'epoca non erano mai stati costruiti impianti audio sufficientemente potenti per sovrastare le urla che facevano le persone, e i Beatles dissero basta, non ce la facciamo più a suonare così perché io non, non sentivano i chitarristi, non sentivano la batteria, non potevano cantare, non sentivano la voce, hanno smesso ma quindi loro avrebbero potuto fare le cose, eppure hanno inventato il flanger hanno inventato tecnologie, hanno tutta la tecnologia che c'era al mondo, la migliore ce l'avevano loro, perché loro avevano in mano l'asticella e l'hanno tenuta sempre più alta, quindi eh, ben vengano, secondo me, ma forse ripeto, io forse sono troppo utopistico, le, le richieste di ogni volta che uno dice io cerco l'emozione in una luce, perché nell'emozione di quella luce c'è il futuro dei live, certo. secondo me. È lì. I... Ragione, hai perfettamente ragione, però sai benissimo che ci troviamo a combattere con uh, una brutta bestia che, che si chiama Budget. Ma adesso entreremo in tutt'altro, certo. Beh, dopo è tu un altro okay. discorso. Però, sai, essere additato come quello che comunque chiede sempre più degli altri. Dai, e dai, dici. Ma cazzo, ma veramente? Ma allora ma, ma sono io, allora è colpa mia? Cioè, qualcuno no. si gioca, qualcuno lo dice seriamente. Ma io non smetterò. Questo è sicuro, Massimo. Tu sappi che se, se ci sarò io, quei 5-600 fari ce li avrò sempre, <ride> dai, e dai. noi diremo, bene. dai, è francese no? Ma è perché, comunque, è un lavoro. Sai, il lavoro del, di chi fa il tuo lavoro è strano perché. Eh, chi ne beneficia non se ne accorge cioè Coscientemente. Tu, illumini, tu illumini un artista e crei un mondo dietro di lui che devi avere la fortuna che lui abbia l'attenzione la, di arrivare in tempi da fare la prova generale qualcuno che lì è la videoregistra e lui che se la guarda perché altrimenti non lo sa ah, io stesso delle volte l'ho viste le luci dopo, che, dopo le luci che avevi combinato te perché questo è, è sempre, sempre di Francesco questo eh? Sì, la fotografia è mia di questo videoclip. Ma allora Massimo, guarda, io dico sempre una cosa ai ragazzi che collaborano con me eh, in, questo, in questo mondo. In un concerto di 5.000 persone o 10.000 persone, ad oggi abbiamo in mano 10.000 registi, perché tutti hanno in mano ormai un telefonino in HD, tutti hanno in mano una telecamera potentissima. E tutti gli artisti con cui collaboro a fine serata vanno tutti su YouTube a vedersi i video degli altri. Objetivo, tu non lo sai, ma io ogni tanto mentre sono lì che opero, io prendo il mio cellulare, inquadro il concerto per controllarmi i diaframmi. Li vedo a occhio, ma devo vederli anche dal cellulare perché hai mai visto i video di un concerto dove l'artista praticamente è un fantasma che si muove sul palco perché ha talmente tanta luce addosso che non riconosci chi è? Ecco, se tu vai a vedere, non per darmi delle lodi, se tu vai a vedere i miei concerti, scusami, i concerti dove mi permettono di fare luci, perché questa è la, la giusta eh, citazione. Di definizione dove mi permettono di fare luci io sto molto attento a quella cosa lì io devo vedere i lineamenti dell'artista anche da un cellulare e purtroppo oggi veramente se ci sono se c'è una platea di 10.000 persone sono 10.000 registi tutti che buttano roba su youtube l'artista va a vedersi questa cosa qui ed è la prima cosa che guarda se lui si riconosce se lui vede quelle cose lì un'altra cosa <ride> che ho fatto alla fine dei concerti se hai commesso un errore Te lo fanno notare. Se vanno via, non ti dicono niente, vuol dire che è andato tutto bene. Se invece viene qualcuno a dirti: Cazzo, che figata quella roba lì, è perché sei riuscito a dargli quel colpo di grazia in più. Le persone che vengono a vedere i concerti o le persone che sono a casa e guardano le trasmissioni televisive, non, non sono. Non, non, non... Non, non è prontezza, non, non sono state abbastanza educate a capire per quale motivo, tipo sul video di, di, di Baglioni, a capire per quale motivo la statua del Cristo che era dietro di lui, che è una statua di bronzo, c'erano tre colori. Perché per loro lo vedono, dicono bello o non dicono niente, perché comunque nella loro testa è una cosa che passa con una certezza, passa con qualcosa che doveva essere fatta così. Quando invece vengono, arrivano e ti dicono bello, 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 è perché sei riuscito a fare quel qualcosa in più e nella sua testa ha, ha fatto scattare quella mollettina per cui ha notato qualcosa di diverso, qualcosa di più bello ancora. Questo è una roba che io mi porto dietro da tanti, tanti, tanti anni, da, da quando faccio questo lavoro. Ho notato proprio le persone che vengono a dirti qualcosa se proprio... Hanno capito quel, quella cosa, hanno, hanno, hanno in, eh, compreso per quale motivo hai dato quel fucsia e quel color carne. Eh, è, è una roba psicologica strana, veramente strana. E, infatti, questa è un'altra cosa che, di cui io vado praticamente. È, è, è un manuale. Io ormai lavoro con le dita, con una, anzi, con una mano lavoro e con l'altra devo riuscire a trasferire le mie idee parlando con l'artista, perché alla fine adesso questo lavoro è diventato psicologico. È tutta comunicazione, devi saper fare questo lavoro, devi saper accendere le lampadine. Bene, ma devi anche saper parlare con loro. Devi anche saperli comprendere e a volte mettergli insomma sul tavolo. Quella che è la tua idea, trasferirgliela in un certo modo in modo che loro te la possano ridare indietro. Certo. Sai che, alla fine, chiedono anche delle robe molto, molto pratiche. Per parte che uno chiede se il fumo è azoto, azoto liquido. Adesso gliele passo, eh. No, non è azoto liquido. Io mentre arrivano, me le preparo così, te le posso far leggere. Oh. Così ah, ci sì. possiamo. Anche perché, perché azoto liquido costerebbe qualcosina, il concerto, eh. Sì, sì. No, l'azoto liquido sì, viene usato alc su alcune macchine del fumo per pompare fuori il fumo, viene miscelato con il liquido. Questo per frammentare ancora di più la particella di, di fumo e quindi renderla meno visibile nell'ambiente alle telecamere. Quindi solo Però... una parte azoto, solo una sì, parte è sì, piccola. Piccola, piccola, perché parte. sennò costerebbe, eh sì, Ma le macchine sì. Del fumo costano un'infinità costa di dirle preparati perché adesso arriva una domandona bombona e quindi sono affari tuoi lo so Come che ne vai dico molto dico, chiaro eh? il rituale che ho dietro di me eh, non è un sistema luci è un programma che si chiama capture e ce ne sono ormai due o tre che sono quelli più importanti nel nostro ambiente uno dei primi è stato Wisiwig, che ancora adesso funziona molto bene e va molto avanti. Io ho deciso di portarmi invece su questa strada qui degli svedesi, perché questo programma è svedese, perché è molto più accessibile economicamente, ma loro rispondono veramente molto velocemente. Io sono un beta tester di questo programma. Quindi ho un filo diretto con loro, se esce un proiettore nuovo, loro me lo costruiscono digitalmente, me lo mettono nel programma, io posso utilizzarlo. Perché quello che non vi ho detto è che eh, se decido di utilizzare una certa tipologia di proiettori, devo poterli trovare all'interno di questo programma, perché io devo avere proprio quel proiettore lì perché fa quelle cose lì, ha quei for quelle formine lì, quei gobos lì, quei colori lì. E quindi mi aiuta molto di più una volta che arriverò al palazzetto allo stadio eh, mettere dentro la chiavetta in un'altra console come questa e riprodurre lo show e ultimamente lo si sta facendo insomma, svariate volte che si arriva al giorno stesso via, andare è bestiale e... eh sì. una volta eh. diventare matto eh, guarda Massimo se ti ricordi non, non, non per lui, perché comunque purtroppo l'Arena di Verona è super impegnata. Adesso è vuota, era super impegnata, è sempre stata super impegnata. Se volevi fare un concerto all'arena, ti dovevi accontentare di quello che trovavi come, come giornata, eh, sì. e non ti danno la possibilità di allestire o di fare delle prove. Se ti ricordi, l'ultimo concerto di, di, di Filippo di NEC dove sei venuto cioè, all'Arena che ho tutto a casa in time code. Quindi il segnale time code entra in questa console. Io linko le varie memorie e luci che faccio al segnale e automaticamente la macchina va avanti. Questo mi permette di prendere più accenti, mi permette di prendere più cose e sfaccettature della musica. Poi, come Massimo sa, io sempre mi lascio da parte con le dita a mano perché mi piace, mi piace andarci dietro. però se ti ricordi, il concerto di NEC dell'anno scorso all'Arena di Verona è stato programmato tutto in questo studio. Siamo entrati la mattina, abbiamo montato e la sera abbiamo fatto il concerto. Solo facendo i puntamenti, i focus certo. di tutti i produttori che io avevo già ideato a casa. Senti, ci chiedono se sei tu il designer che eri in tour con Neck il Quartet Experience. Sì, yes it is. Sono Io e devo dire che i tour di Neck li ho fatti praticamente tutti io dal 1999 ad oggi. Devo dire che Filippo è uno dei pochi artisti che non ha mai avuto nessun ripensamento sul mio operato. Bene. Allora, scusa, c'è ancora una domanda proprio specifica sul, sul Gear e poi invece più cose da direttore della fotografia e qui entriamo un po' sulla caccia. Qual è lo strumento luce più potente in termini di capacità emozionale, quel far a cui mai rinunceresti da ignorante tento con l'occhio di bue? L'occhio di bue è una luce necessaria. Quindi se, se vuoi vedere l'artista ci deve essere. Non c'è un proiettore a cui tengo molto perché la tecnologia oggi ci porta a, a nuovi oggetti quotidianamente. C'è una certa posizione di luce a cui io non rinuncerò mai. Cioè io sono solito come massimo a quelle luci a terra verso di lui per inquadrare meglio la mano, io faccio la cosa contraria, quelle luci a terra, io faccio sempre una fila di proiettori sul fondo del palco, rivolto verso il pubblico, perché questo? Perché quelle luci lì mi, mi vanno a, mh, come posso dire, completare, quando dietro di noi, dietro, dietro l'artista c'è un video LED, il video LED mette fuori colori, mette fuori tante cose. Eh, immagini bianche e nere colorate quella luce con il fumo amalgama l'immagine e lo fa sì che l'occhio non, non, non si fermi alla fine di quel video led come la nostra inquadratura che c'è qui oltre il computer di Massimo alla nostra destra credo c'è una riga si ferma lì e dopodiché c'è la riga blu e poi parte Thomas queste luci messe a terra dove Massimo adesso ha la mano con l'orologio rivolte verso di noi con il fumo, acceso con lo stesso colore adesso bianco, farà sì che quella riga sparisca. Quindi quello è la luce a cui non rinuncerò mai. Ha un nome specifico, così il nostro amico ce mm. lo può dire è un controluce da terra, ma no, non ha un nome specifico. Non ha un nome specifico, mm. ok, allora se volete potremmo fare un gioco su questa domanda. Perché Antonio ha detto, ci sono delle regole base per la disposizione delle luci? Allora, se tu vuoi Francesco, eh, insieme a Max, potrei fare, anche se sono il peggio di tutti e tre, di bellezza, potrei fare il modello. Perché io qua ho proprio i tre punti luce classici del puntamento a tre luci e ho tre telecomandi con i quali li posso controllare al volo. Quindi se tu vuoi far vedere un punto luce, che ne so, solo destra, più, più brillante, meno brillante, più caldo, più freddo, se vuoi per spiegare qualcosa, lo possiamo fare in tempo reale. Se vi va potremmo provare a fare questo giochino. Bella sta cosa. Sì. Come prima cosa, allora, mh, non c'è, eh, cioè ci sono delle regole sulla fotografia. La regola della fotografia eh, è il fondo. Il controluce e la luce frontale sul viso. Quello che Thomas in questo momento ha a Massimo manca solo il controluce. Infatti, la sua camicia rimane piatta sul suo fondo bianco. Ma a Massimo va bene così. È giusto che sia così perché si deve vedere la chitarra. Prima, avevi un'inquadratura dove si vedeva perfettamente il manico della chitarra con la tua mano. Se tu avessi avuto un fondo nero, si sarebbe impastato tutto. Ma, ma, ma anche se avessi voluto fare, a volte ho visto che col green screen poi dietro metti, sai, delle cose che movimento oppure un ah, bellissimo sta... studio sarebbe più figo. Se io avessi dietro lo studio, certo, vero, certo. però una cosa è fare figo, una cosa è fare una cosa funzionale per, per, il, il, mio, da... per il mio studente. Certo. Cioè, de deve essere, cioè Deve essere netto, deve capire bene quello. È ovvio che sarebbe più figo se là in fondo si vedessero un muro di Marshall, però a quel punto e devi sempre leggerla in mezzo Mentre voi parla, toglimi toglimi Thomas da in questa inquadratura che provo faccio una roba qua di dietro ok bene Francesco, allora ti faccio vedere come te le spengo Vai. diciamo tutte e tre così rimango al buio, scusa no, no no no, non bene tutte e tre, aspetta iniziamo, iniziamo con la luce alla tua destra quella che ti fa il taglio qui sui capelli ok allora, questa è la mia destra, quella che ho spento adesso. Sì. Questa è la mia sinistra che ho spento sì. adesso. E adesso mi è rimasta soltanto la radente dietro che adesso sì, vado sì. a spegnere completamente, rimane soltanto il farettino che avevi identificato tu. E il MAC là dietro che fa la profondità. Adesso, adesso che vuoi tu. riaccendi le due luci frontali. Ok, le metto tutte e due, allora, temperatura colore, siamo a 3200 adesso. Perfetto. Adesso sono accese tutte e due al 10%, sono equidistanti e... dalla mia faccia. Riesci a spegnere anche quella luce in fondo? No, quella non ce l'hai col telecomando. Quella lampadina? Sì. E... No, da no, qui non la posso spegnere. Scusi, okay. va bene così. Adesso accendi e spegni la tua luce radente. Questo. Aspetta. Ah no, così non si vede più, volevo avvicinarmi un po', ma non si vede più. Allora, no. Lara, adesso è spenta. Accendi. La, la, salgo progressivamente 10, 20, 30, 40. Sali, sali ancora, sali ancora se puoi. Sali, sali. Ecco. Questo è, questo, questo è il controluce. Questa è la luce che ti stacca dal fondo, che crea prospettiva e profondità alla tua immagine. Se adesso avessimo Massimo dall'altra parte in primo piano potremmo notare perfettamente la differenza tra te e lui avete gli stessi capelli quindi eccolo aspetta che lo rimetto sei pronto max ho tolto ho tolto il fondale bianco e così Adesso ho un, un effetto un po diverso Adesso sei sei fatto mi fatto... vanno a marchi <ride> allora abbiamo la bicicletta col cambio shimano <ride> Okay. Adesso ti faccio... Mentre tu vai avanti, che io faccio dopo un controluce. Qua invece, okay. sì. questa è proprio la differenza tra te e lui, il controluce Massimo ha il fondale, ha un ottimo frontale, ma la mancanza di controluce. Ma a lui non serve, fa sì che l'immagine, comunque, per quanto bella e ben curata, risulti piatta. Tu, invece, certo. con questo faro radente, sei riuscito a dare prospettiva e profondità alla tua immagine. Adesso spegni la luce frontale a te alla tua destra. Eccolo. Dai più potenza alla luce frontale alla tua sinistra. Questa fermati, ferma di ferma di adesso non andiamo in sovraesposizione. Adesso non è il posizionamento giusto per questa lampada, però questa è una luce da fotoromanzo. Mm. Sì, diciamo, se mi spostassi un po meglio potremmo eh, fare bravissimo bravissimo esatto. sì, sì, ma proprio creare l'ombra creare l'ombra nella fotografia anche quella è fotografia anche quella è luce saper fare la luce non è la luce piatta tutto il bello illuminato va bene per tante cose ed è qui che torniamo al cosa ci dovete fare con la luce cosa volete vedere a cosa vi serve e comunque avere due proiettori frontali destra sinistra un proiettore dal basso perché poi dipende sempre dove vi sedete per togliere le ombre sotto il mento e un bel controluce con un fondale acceso o qualcosa di luminoso io questa scena che ho fatto adesso nel mio studio avere questo filo di luce blu se io ve la spengo ecco qui che sparisce la magia è vero. Quindi avete una minima cosa luminosa dietro di voi da, da corpo alla scena, da corpo alla luce. Io ho messo un controluce e infatti adesso la segna, segna diversamente. L'hai messo adesso, dal basso, però, vero? Dal basso, è un pelo di controluce dal basso. Stamattina, sì. per esempio, vedi che però… Ha, ce l'hai sotto la sì. Ce l'ho là per terra, ovviamente sì. è un led di quelli per terra. Sì, sì. Infatti si vede il riflesso qui. No? Sì, infatti, infatti è così. Però così. un po' di profondità la prende, È che prende la luce qui sotto che non va bene. Infatti, io un po' hai acquistato. Molto, hai molto più luce a sinistra e un po' meno a destra. Anche questo, bisogna stare molto attenti alla sovraesposizione. Bisogna stare molto attenti a quanta luce si dà sul fondo, quanta luce si dà sul viso e quanta luce si dà di controluce. Perché altrimenti si rischia anche lì poi. Con i vari diaframmi delle telecamere che vorrei dire una qualsiasi telecamera hd adesso digitale va benissimo per fare queste cose l'importante è non sovraesporla dimmerare certo. la luce anche fare il bianco massimo prima ha fatto vedere il suo pannellino per fare i bianchi la telecamera se la fai se la luce la, la tiri fuori a 5600 che è molto più fredda per capirci Faccio veramente un esempio del cazzo, è la luce del macellaio. Cioè, quando entri in un negozio trovi questa luce fredda. No, no, aspetta, te la metto, te la metto. Eh, tu che sei adesso tarato a 3200 aspetta. vedrai che diventerai azzurro. Infatti sono blu. Mm. Sì, perché tu sei tarato in questo momento con le tue telecamere ai 3200 gradi Kelvin. Se tu fossi tarato invece con la tua telecamera a 5600 gradi Kelvin... E mettessi le luci a 3200 diventeresti rosso certo ritorno normale eccolo lì e vedi come viene fuori l'incarnato la... come viene fuori la pelle si sì, sì. è tutto per fare qualche altra prova di, di taglio di luce beh no non è questo proprio la cioè quello che hai più davanti va bene per fare quello che stai facendo <ride> anzi è, è la prima cosa che ti ho detto oggi diocastro bellissimo <ride> Io sfigurerò di fianco a te. Poi detto da te, guarda. Questo, questo è mitico comunque. per eh? eh, sì. Fare i bianchetti. Sai che mi sono trovato molto bene a fare i bianchi sul grigio con queste camere qua. Ah, beh, giusto, sì. Non so perché, ma alla fine l'incarnato col fatto che sono. Ho quattro, dunque, sono quattro camere che sono le HD 9000 della, della Panasonic e una che invece è il 4K, quella più nuova l'unico modo che ho trovato che sai comunque sono le ho prese eh, che non, sì, per non per forza la produzione era dello stesso seriale quindi magari il CMOS queste, insomma, questi sensori possono essere leggermente diversi con questo sono sicuro che quando li apro sono diversi Beh, cioè sono per uguali perché, forse perché il grigio non ti manda in sovraesposizione il pannello della telecamera può essere anche quello qualcosa del mm. genere, chi lo sa sì. però sì, le luci sono la per me, mentre con l'audio non ho mai problemi Fare le luci è un disastro, prima chiedono come si posiziona il controluce? A che distanza circa dalla tua schiena per ottenere quell'effetto che hai visto adesso addosso a me, allora diciamo che deve stare un 2-3 metri eh, dietro di voi e un paio di metri più alto di voi, perché, perché spostarlo così indietro? Perché altrimenti il naso come attese, prova a spegnere, guardate il suo naso in questo momento alla destra dello schermo, perché questo proiettore arriva da qui, è un taglio di luce. Adesso esatto. che lo sta passando, la luce sul naso, quel, quel, quel bagliore, quella, quella brillantezza del naso sta sparendo. La luce deve arrivare tre metri dietro di voi e un paio di metri dall'alto, proprio per evitare che vi prenda questa parte qui. Deve prendere la nuca qui dietro deve darvi le spalle e la parte della nuca posteriore sì poi io ovviamente qui ho la sedia con lo schienale alto quindi la, la radente si vede solo qui non si certo. vede sull'altra spalla perché è un po' disassata ovviamente non ce l'ho proprio dietro la nuca precisa anche per la praticità di dove, stiamo, eh, di sì, dove sono adesso vale. qui eh. è stato già un miracolo Ma... mettere a punto quante qua. robe eh, che ci sono da sapere in casino è veramente eh. Eh, nella Stati, che sono... come la voce frontale quello che fate voi, allora Massimo ho visto che ha messo tutta luce di riflesso, quindi ha fatto una grossa diffusa che va benissimo, quella diffusa lì non crea ombre. Invece i proiettori diretti come ce li ha Thomas in questo momento, se lui eh, per errore aumentasse o diminuisse la, la luce sinistra o quella destra, a quel punto lì il suo viso cambierebbe come adesso in questo momento, a sinistra prende più luce e quindi il naso, come si suol dire, snasa. Fa l'ombra dalla parte opposta. Aspetto uh, il microfono. Io qui poi ho anche due softbox, ovviamente, perché avendocele molto vicine, mm. rischio proprio, che se no mi fa le lamette in faccia, eh, sì. E, sì. 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 Sì, Bene. grazie. Questo è veramente preziosissima. E, intanto cioè, vi chiedo un feedback pure a voi che state vedendo, ragazzi. Ma com'è farsi da delle istruzioni di luce da Francesco De Cave? Cioè, io, Faccio il fotografo e videomaker da vent'anni, eh, senti lui veramente è, è un'emozione unica. Eh, non so voi come ve la state vivendo, ma io sto godendo forte stasera. Grazie. Bene, allora vediamo un attimo. Qui c'è un commento molto carino. Pensate che a caso ho. Scusate, non ho riportato il nome perché posso riportare solo 200 caratteri nei commenti. Comunque è Marco ah. Abati pensate che a casa ho eh, pitture di Liverani e Brioschi che erano scenografi della Scala di Milano e il Teatro dell'Opera di Roma che li conosceva mio nonno che era teleoperatore dell'Istituto Luce quindi parliamo proprio di Madonna. quasi 100 degli mm. albori mm. sì. o oh, comunque vuole... la luce, la fotografia i colori sono veramente cioè guarda nel eh, io sono contento di una cosa mio figlio nonostante faccia no... 8, anni... 8 anni e mezzo, quasi 9 eh, gli ho fatto vedere, ho detto dai vicino a papà. Lo puoi vedere la saga del Signore degli Anelli e prima abbiamo visto Harry Potter. E lui ha detto una cosa che gli ho detto: ho detto: Sì, sono orgoglioso. Ha detto: fa, però, papà, sai che Harry Potter fa, ha ah, i colori di questo film mettono più paura del film stesso, ha detto, sì. e io ho detto, e gli ho proprio detto: Bravo! Perché se il film, cioè proprio si vede che il tipo di colore scelto dal del direttore della fotografia insieme al regista, al produttore, quello che è, sì, sì. cavolo, crea proprio un ambiente molto cioè, molto cioè particolare. Ed è, la è, 50%, la fotografia è, tanto, eh. è il 50%. Pensa che lì mi sono visto, sono molto appassionato di Harry Potter, tra parentesi, anche della storia, gli sto leggendo i libri, a mia figlia di 7 anni abbiamo visto solo il primo film perché anche diciamo, Leo sta, proprio... sta leggendo i libri, anche Leo sta leggendo i libri. È un po' più impegnativo da digerire a quell'età, soprattutto il terzo che è un po' pesante, quindi dei Mentors. E ho visto uno speciale, scusate che mi si è incantata la macchina. Eccola. Ho visto uno speciale Francesco proprio su come hanno realizzato la fotografia e soprattutto la color correction di Harry e praticamente c'è un log molto verde, molto tirato sul verde. Perché quello, diciamo, nell'immaginario del regista e del direttore del a fotografia, doveva proprio incupire lo spirito di chi lo vedeva. Soprattutto le scene dove c'è Voldemort, oh. dove ci stanno i Dead Eaters. Bellissimo. E un altro speciale di come hanno fatto gli effetti con le bacchette, con gli impatti di energia tra le spell diverse che usano. Ah. È stato veramente figo. Adesso, se Mari lo ribecco, te lo mando, Max. Che così lo fai vedere a te. Vingardium si... Leviosa. <ride> si dice eh, leviosa. So, leviosa. Ho, tre, ho tre figli. Ho visto Harry Potter con tutti i fili, tutti il giro. So, memoria. I miei, I miei non lo vogliono vedere, hanno paura. I miei hanno 6, 8, 10 anni, ma hanno paura. Senti, hai, hai il sistema 5 a 1 a casa? Un bel sistema figo tutto. Sì, sì, sì. Ho ecco, led... allora io ho trovato un trucco. Ho trovato un trucco. Non uso il 5 a 1 perché i bassoni eccetera e metto ah. il volume basso. Il volume fa quasi tutto in quei film lì. E magari sì. togliere anche gli effetti rear perché, comunque. Il volume basso fa... è un'altra roba. Il volume basso fa, fa tanto sui bambini. Cioè, e lì è proprio bello l'interazione no? Il, 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 come sono sonorizzano diciamo, un sacco di soldi per mettere un 5.1 della Madonna e poi abbassi tutto <ride> bravo, solo se vedi con i figli se lo vedi invece sì. è esatto immagino la fotografia di Soderbergh nella serie di Ocean sì sì, anche quella è inquietante. <ride> eh, eh. senti Max così per spezzare, ma ti va di suonarci una cosa? Così che... Che se cosa sei attrezzato aspetti... al volo eh dai, qualcosa qualcosa. Qualcosa? Così ti deliziamo tra fotografia e musica. Mi dispiace eh, che casa tua non sia cablata con la col di Francesco perché altrimenti poteva partire, no, ah, però bastere. io ho una richiesta per Massimo. Tanto hai solo cambiato colore le lampade led, Li mettilo bianco dai. Aspetta, che ti ho perso. Aspetta, che mi sei staccato l'ener monitor. Ecco, così mi detto Francesco. Dico tanto, hai solo cambiato colore le lampade LED che puntano sul fondo bianco. Rimetti le sì, bianche. no, ne ho accese due. Ho acceso ah. due lampade che prima erano spente, perché io ho soltanto della luce bianca. Di norma. Io proprio, ho fatto quella scelta. Ho detto il, il, la scelta è il bianco. Cioè, proprio per, per scelta. Eh? Proprio, Sì, ha, ha detto se gliele spegni, che è più contento. <ride> ah, certo. Ah, se gliele spengo Certo, allora staccami da lì che faccio una roba un po' strana, dai, dai. tranquillo. Tranquillo. Adesso ti tolgo. Fammi un cenno sì, in cioè. video perché non ti sento più dopo. Ma Massimo sì. mi sente, vero? Sì, lui, lui ti sente, però noi non sentiamo lui. No, allora, io lo... no, volevo, dirgli, volevo dirgli che secondo me la zanzara è entrata dal buco del Cavo di Eolo. <ride> Incredibile, guarda. Bene. Eh, ma in questo periodo abbiamo avuto tutti un sacco di problemi con, Ehi, con la rete. Sì, la rete. Andata... Oh, adesso sì. Sì, ma meno sì che... male qua. Ma meno male che tra l'altro era chiuso il mio video quando hai detto quella cosa della zanzara. Perché, Perché ho, fatto fatto un, un ho fatto un gesto che non, non, sta, non sta bene. No. Vai, Max. Aspetta. Ci hai tutta Stavo pensando che pezzo. Faccio questo, guarda. perché me l'hanno chiesto double trouble ci so sei visto quel pezzo nuovo che ho fatto Thomas yeah grandissimo oh, a freddo così è un po' duro eh? però va bene <ride> se non è se non è eh, ma guarda che eh, Giancarlo eh, eh, non è facile perché a volte quando parli così la tua testa è da un'altra parte quindi prendere in mano e suonare, entrare nel mood è un bel, sono, non è facile, a parte la, la cosa meccanica no? che la mano ha bisogno di, di, di scaldarsi Io prima di suonare anche se è un concerto pop e non è per disprezzo, cioè nel concerto pop hai una, una responsabilità diversa, a meno che non inizi con un solo di chitarra, non hai bisogno di avere le mani veramente calde, ma devi scaldare il cervello, cioè il contatto, il, il, il feeling col tuo strumento e, e quindi è, non, non è facile, tra l'altro il ritornello non è venuto come avrei voluto. Vuole insomma, ci vuole un po' di, di concentrazione, però sono contento perché è un pezzo nuovo. In realtà, c'è già parte del disco nuovo pronto, ma non so neanche che senso abbia. Aver fare un disco, forse vale più fare la pena far uscire dei brani. Così, insomma, un disco Questo è insomma, per... molto strano È particolare tra Double è Trouble in... perché è stato doppiamente un casino metterlo su, no? Sì, perché in realtà il riff iniziale ce l'ho da tanto, tanto, tanto tempo e quindi. E poi c'è un retroscena, insomma, carina. In realtà il, il doppio guaio è una canzone che ho dedicato a Ross. E il doppio guaio, uno dice, sai, quando, quando ti sposi ti metti in un guaio. Sì, ma non solo. Io ho deciso di sposarmi in un anno bisestile durante una pandemia, cioè non una roba eh. normale. Mi Vabbè, sono è di sé? Sei quello, quello delle sfide fiche. Esatto, il 6 giugno e quindi è stato, tra l'altro... Bello perché lo ricorderemo come particolare. Cioè abbiamo, noi abbiamo un patrimonio in sette con le mascherine. È una roba è tanta roba col sindaco con la mascherina. Noi con la mascherina. Se lo guardi da un certo punto di vista, è tragico, se lo guardi dall'altra parte, è... Non lo so, adesso non vorrei fare un esempio che sia estremo, però è quando dai il letame sulla terra che cresce il fiore, no? Quindi, in realtà, dopo tanto brutto c'è bisogno di bello. E quindi per noi è stato veramente ries, si riesce da, da questo momento brutto che per noi fortunatamente non è stato così brutto, perché siamo stati bene, non abbiamo avuto problemi di salute. E anche se è retorico, la salute è tutto, perché se non c'è la salute, pensi a nient'altro? E quindi abbiamo, abbiamo continuato con questo viaggio ed è stato molto figo. È stato. È stato bello, riappoggio la chitarrina. Bene. Intanto, guarda, c'è un altro bel commento di Marco che dice: complimenti come sempre, magnifiche dirette di argomenti interessantissimi e soprattutto didattici. I cuori sono per la magica, penso per la magia, oltre che per voi. Grazie di cuore, bene. No, no, secondo me ah, i no, cuori no. erano uno giallo e uno rosso. Sono per la magia, ah, no, è bianco. Oh, giallo e uno bianco. No, io ne vedo uno gi giallo e uno rosso, eh. No, no, è uno È vero, lo sta riportando male dove lo stiamo vedendo noi, ma effettivamente su, su YouTube l'ha scritto giallo e rossi. L'ho visto adesso, quindi penso sia... Sì, giallo rossi. I li vedo Regata. giallo rossi. Ah, sì, eh. Secondo me Senti, Marco Francesco... Abati eh, tiene la Roma. Eh, probabilmente sì. Senti Francesco, io no, ti chiedere questa ma cosa... Non diciamo che... Come? Non ho mai fatto una scena giallo-rossa nella mia vita. <ride> Effettivamente sa un po' di pizzeria giallo e rosso dal vivo, perfetto? <ride> eh, senti, io devo chiedere questa cosa, diciamo che va anche un po' più in profondità rispetto alla parte meramente tecnica, no? ma tu che tipo di approccio hai sulla progettazione eh, emozionale di quello che tu stai vedendo. Prima hai detto che la musica ti parla in colori. Che colori vedi in funzione di che tipo di musica stai sentendo? È sempre diversa? O comunque ci sono dei cliché tuoi che metti in campo in quel determinato stile piuttosto che in quel determinato strumento, piuttosto che in quel de de quella determinata tipo di voce? Sono curiosissimo di questa cosa qua. No, non ci sono cliché. Eh, quando ti dico che la musica veramente mi parla eh, in colori, eh, è la verità, la musica è sempre diversa per fortuna, quindi anche con vecchi brani riarrangiati eh, si trovano, trovano altre sonorità e quindi trasferiscono altre cose. Invece tornando alla progettazione, quello che mi piace quando progetto un palco, quando progetto una scenografia, mi piace molto eh, che mh, se non è ancora uscito il disco l'artista o il manager management eh, io faccio una, una richiesta strana perché a volte mi chiedono ma cosa ci devi fare chiedo la copertina del disco chiedo se all'interno del disco ci sono delle foto qualcosa eh, che è stato fotografato per eh, comunque la copertina è un po lo spiegone di quello che vuole essere il disco a volte e a me fa molto piacere quando il fan entra nel teatro e rivede nel palco la copertina del disco di quel tour, un colore, certo. un oggetto, un qualsiasi cosa, però la mia progettazione parte da quello, parte dalla copertina del disco o da una foto che c'è all'interno del libricino dentro al disco. Poi, per quanto riguarda la programmazione, eh, gli effetti, alcune cose sì, me le porto sempre dietro, perché comunque i tempi di programmazione sono sempre molto pochi, però mi porto dietro degli effetti. I colori sono sempre diversi. Mm. Sì. Quindi, diciamo, cambia anche in base al tuo stato d'animo del momento. Questa cosa immagino pesantemente, pesantemente? Mm. Io guardo, io mi sento questa, questa, un macigno sulle spalle. Perché se sono incazzato potrebbe venire fuori tutto rosso, mm. se invece sono innamorato, potrebbe venire fuori tutto rosa. <ride> Quindi, certo. eh, sì, sì, va, va col mio stato d'animo. Sì. Cioè, Questa cosa è affascinante perché poi uno spettacolo di fatto non è come mettere le luci per girare un video, è uno mm. spettacolo dinamico che dura ore, uh, anche tante a volte, ci sono tantissime questioni. Anche, al di là di questioni tecniche, ma questioni anche ambientali che possono cambiare. Mi viene in mente anni fa siamo andati a vedere Gilmour al Circo Massimo a Roma, ah, sì. ci aveva un allestimento fotonico, come sempre. Eh, però mi ha stupito ah, tantissimo due o tre anni fa, o due, anni fa? Eh, due o tre anni è, stati fa, è stato due o tre stati fa sì quello con il schermo, bellissimo, sì, bellissimo. Sì, sì. iniziava con uh, un tramonto eh, cioè, entravi che il video led era già acceso bellissimo bellissimo sì. Sì, sì, sì. quello è stato veramente bello mi ha mi molto colpito ovviamente ci faccio più caso da ha detto i lavori fotografici, video, queste cose. Però mi è piaciuto moltissimo il fatto che ho visto adattare il mood delle luci anche in funzione del fatto che intorno al Circo Massimo c'erano i lampioni giganti che illuminano tutto, quindi hanno dovuto un po' compensare via via che scendeva il sole, perché era estate, hanno iniziato che erano le otto e mezza, quindi ancora era quasi giorno, si vedeva okay. ancora. E hanno compensato proprio le temperature dei colori andando via i 3200 e tornando i 4000 della strada. Quindi è stato molto significativo. E poi le macchine del fumo, si è alzato un vento fotonico quella sera. Eh. E hanno messo, secondo me sarebbe stato il momento più bello della tua vita vedere tutte quelle macchine del fumo a palla. E sono riusciti a non fare non il fumo. Anch'io, quindi... Eh, <ride> hanno illuminato fino, diciamo, quando hanno fatto... Eh, adesso chissà che brano era però diciamo era parcheggiato il palco nella direzione del Lungotevere sul Circo Massimo e sì. di rimpetto c'è il Palazzo della FAO, però è lontanissimo, sarà un quasi un chilometro 500 metri e sono riusciti con i diciamo, la parte quella, adesso perdonami la nomenclatura che forse mi sbaglio la parte di laser, quelli molto sì. sottili che arrivano molto lontano e il fumo era arrivato fino al Palazzo della FAO non nonostante il vento quindi dentro a un uno spettacolo così ci sono tante cose che possono anche farti cambiare l'umore in corsa, Le, eh, a quello come, che... assolutamente, assolutamente. Come un, un, un qualche, qualche tecnico alla, al persona, all'occhio di bue, che non risponde a quello che, che tu gli dici, o perde l'artista mentre, mentre corre sulle passerelle, anche quello ti fa cambiare l'umore. Perché io la responsabilità, poi, alla fine, è la mia, io mi devo avvalere di tante persone. Per fortuna ne abbiamo di bravissimi in Italia, di tecnici veramente preparati e molto bravi. Ma anche loro possono essere di un umore sbagliato quel giorno o essere molto stanchi. E Perfetto. in quel momento, urli, ti incazzi. ma Veramente, poi io me la prendo veramente male. Appena finisce poi il concerto, finisce tutto, eh? cioè, è successo. Sì. <ride> Però in quel momento è, è pazzesco. In quel momento... Max, secondo me tu stai personale un altro pezzo? C Ho come questa impressione? Adesso sei mutato. Eccolo. Sì, mi sono mutato perché lo stavo ripassando e quindi non volevo disturbarvi. Perché un po' che non suono l'acustica, quindi avevo bisogno di ripassare un, un, paio, di, un paio di passaggi, ma con l'occasione anche di, di dire due robe Prima non abbiamo parlato della parte audio e quindi del fatto che. Eh, in, in, in parte più pratica appunto di quando parlavamo del, de, 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 della realizzazione eccetera per nel mio modo di lavorare è, più è molto comodo avere una parte analogica per gestire immediatamente tutti i vari segnali quindi io so che se a un certo punto devo fare un pezzo lento mi vado ad aprire un reverbero ovviamente di qualità anzi scusa maggiore Sicuro che nel, avendo qui il monitoraggio post-effetti di post-produzione, quindi stiamo parlando di limiting e maximizing in maniera e una compressione parallela in maniera da avere sempre la, 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 la presenza del suono senza mai andare sopra dallo zero. E, e quindi in questo momento io sto andando con la chitarra nel mio amplificatorino e sto streamando tutto su un left e right. Se dovessi fare un video registrerei un MOV con tutte le tracce separate perché, ovviamente, escono dei direct out. Dopo diventerebbe lunghissimo. però visto che dicevano dai, suona un altro pezzo. C'è un pezzo che invece è molto filmico. Eh, lo dico, dico così perché in realtà io vedo molte immagini eh, quando lo suono. Perché ho sentito la When the Cast Scrambled, quando i castelli crollarono, che l'ho scritto quando. Eh, c'è stato il terremoto nel 2012 qua a Carpi, mm. cioè a Carpi, in realtà è tutto l'Emilia. È stato chiamato il terremoto dell'Emilia, ma ha tirato giù in parte anche in, in pezzi di Lombardia e Veneto. E, e ve lo faccio sentire. per tanti commenti che evoca sensazioni che riportano a quei momenti, mamma mia eh, wow, incredibile pensare sia in diretta streaming, le dita di Max vincono su tutto, anche su Ehi. Eolo <ride> ma guarda che Eolo dopo, eh, dopo è, bastato, è bastato diciamo, sono bastate le minacce poi sono venuti a cambiare la parabolina e alla fine sembra andare meglio, infatti, stiamo andando con euro tranquillamente. Ma adesso sembra che arriverà anche la fibra. Quindi, in un angolo d'Italia che una volta era, faceva tipo l'1% del PIL, sembra che avrà, avrò anch'io la fibra in mezza campagna, però però ogni, in ogni cosa c'è un equilibrio e quindi come dico è un vento contrario c'è stata meno fibra meno, meno connessione sono stato più nella vigna dietro casa con mio figlio a giocare a pallone e quindi c'è una livella che... <ride> allora guarda sono arrivati un altro po di commenti un po complimenti un po domande eccetera intanto eh, grazie Gianrocco è proprio un piacere questo è lo stile nostro di Music Off e veramente anche quello di, di Max che ci conosciamo da tanti anni sul fatto di metterci qua, prenderci del tempo e fare delle cose che ci abbiano uno spessore io proprio sono allergico alle stronzate nel senso non che non mi piacciono i <ride> le cose light mi, mi diverto anche con tante cose facete, sono appassionato di gaming e comunque l'ho sempre fatto da professionista pure quello però <ride> cioè, mi piace proprio il fatto di poter lasciare qualcosa che ci abbia un significato cioè il tempo io penso che la cosa che vale di più nella vita di una persona sia il, il, il tempo proprio il suo tempo e io valuto tantissimo il mio tempo valuto tantissimo il tempo di max e di francesco e valuto tantissimo il tempo tuo, vostro che state vedendo il video. Quindi se io questo tempo so quanto vale e non vi do indietro con MusicOff un servizio che sia almeno di quel livello, vuol dire che stiamo facendo il lavoro sbagliato. Quindi qua da noi trovate solo sta roba. Cioè, le cose fottate pazzesca, da noi non le trovate. Poi, eh, questa è una domanda tecnica che secondo me è anche utile, eh, visto che ci abbiamo avuto a che dire su questo per un sacco di tempo. Eh, Max, è con... Connesso con una parabola è un mix tecnico fotonico che adesso magari ci dice. Francesco è connesso con la linea del suo studio, eh, in, proprio con, anche con la webcam del suo Mac, Ma, penso tra l'altro. Esatto. Come io fai tu, qui... scusami? Fra Francesco, cos'hai tu lì? E io ho un point to point dalla campanile del paese di fronte, anch'io sono in campagna in mezzo alle vigne e alle nocciole, come sai. Quindi. Ultimamente io ero arrivato ad avere una 20 mega, ma adesso siamo scesi a tre e mezzo, a quattro. Eh. <ride> Anche perché, attenzione, la sua parlata si sente che tipicamente piemontese, eh, mi sembra. <ride> <ride> per amore, li... il Lazio ha perso De Cave per amore. Io, io sono <ride> sì. nato qua, a Casale Monferrado Centro. Dai! sì. Eh. sì, sì. C'è proprio la, la parlata dei Casale Monferrato Centro. <ride> Comunque, niente, la linea che sto usando invece io da qui per streamare tutto sui vari canali, eccetera. C'è una fibra da un gigabit, quindi diciamo ci dovrebbe tutelare da varie rogne. Anche durante il lockdown andavo tutto bene, ringraziamo Dio. però io sto a Roma, proprio dentro la città, eh, vicino certo. a un centrale di Telecom con la fibra, quindi se non hai non la connessione sono... te, non c'era nessuno guarda un mio amico mi fatto lui è Maurizio Papa mi ha fatto un'intervista sul suo canale di coaching così per piccole e medie industrie parlando di marketing e roba del genere allora abbiamo provato guarda aspetta che io ho appunto questo sistema per riuscire a fare a caricare i video fare un po' di diretto un po' così un po' strano allora mi fa ma tu come sei messo allora faccio sai speed test net tum, screenshot glielo mando avevo tipo 14 in download 1,8 in upload e te no. come sei messo? Tu me lo manda, aveva 980 mega in down e 980 mega in up. c'è cioè, niente ah, linea... ho dovuto... linea, Lui proprio ce l'ha simmetrico, li ho dovuti mandare oh, a quel paese. No. Dove... Lui è vicino a Milano e in effetti è lì insomma. Sì. Oh, abbraccio okay. okay. dell'Argentina che c'è, vedi? C'è anche l'Argentina qua. Dunque, intanto ci hanno ricordato che il concerto mm. di Gilmour che dicevamo era 2016 Circo massimo. Quindi... <ride> Già quattro anni sono passati. Oltretutto, abbiamo fatto una uh, carambata quella sera. Che non andato lì a vedere il suo concerto. Con mia moglie, che lei è appassionatissima di Gilmour, cioè è proprio strana, è una donna stranissima. Senti la musica dagli app a zappa, come dice lei, poi una storica dell'arte dopo da biblioteca e la porti a vedere Gilmour. E praticamente si è messa a pogare in mezzo alla gente, allora, cosa fantastica. Dice poi perché l'hai sposata? Per queste cose qua, <ride> e, aspetta, che c'era un'altra cosa importante che era arrivata. Eccola qua, scusa, Francesco, domanda proprio per te. Questa secondo me è un bello stuzzichino da, da digerire. Faresti le luci per un artista che non ti piace proprio, o soprattutto, ovviamente magari sì per lavoro. Però verrebbe bene lo stesso, sì, ma senza ombra di dubbio. Perché anche lì l'amore per questo lavoro fa sì che in quel momento mi, mi fa digerire tutto, mi piace tutto. Trovo, trovo il giusto colore e il giusto effetto anche per qualcosa che in quel momento non è di mio gradimento musicale però è un lavoro e quindi la fortuna è che riesco a farmelo piacere ti assicuro che verrebbe bene comunque sì assolutamente però ti posso anche dire che fino ad oggi non mi è mai capitato qualcosa che comunque non mi sia piaciuto perché alla fine gli artisti italiani con cui collaboro insomma è la nostra musica, insomma, va, 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 va. Mi piacerebbe fare qualcosa in più fuori dal nostro bel paese e non vi nascondo che ci sto provando come musica live, però non è semplice, assolutamente. Non è semplice. Beh, immagino che anche là ci sia tutto un altro mondo, con, anche con delle regole diverse da quelle del nostro mercato, tra virgolette, di, di, di conoscenze, di contatti, di tanti artisti immagino che siano anche oh. abitudinali, no, come neck con te sì eh, tutto sta a entrare nel giro il problema è il problema non è un problema ma ho fatto svariati tour mondiali e mi sono rapportato in uno specifico tour in nord america perché questo tour era composto da tre artisti io ero fuori con ero, ero lì con la pausini e gli altri due artisti erano Mark Anthony e Marco Antonio solis che è un cantautore messicano bravissimo per il suo genere. Mi sono un po' confrontato con loro e ho scoperto che io guadagnavo il doppio di loro. Poi <coughs> bisogna sempre vedere per gli americani benefit che sono poi l'assistenza sanitaria compresa, non compresa, tante cose, tante cose, ma <coughs> ho scoperto a mio sulle mie spalle che niente è difficile se veramente lo si vuole si può arrivare dappertutto eh, studiando informandosi lavorando lavorando su se stessi e lavorando su quell'idea che comunque ti sei fatto venire in mente se vuoi qualcosa la puoi ottenere eh, sembra una frase fatta ma vi assicuro che è così io volevo fare questo lavoro fin dai credo 12 anni 11 12 anni io mi ricordo benissimo Guardavo il festival bar con mia nonna e io non guardavo gli artisti i cantanti, guardavo le luci. Io dicevo a mia nonna, dico, nonna, ma vedi quel microfono al, al, al cavo tagliato? Invece era il finto antennino che veniva fuori. Come fa a funzionare? Ma avevo, avevo 9-10 anni, quindi il mio percorso era già segnato. Io volevo Ehi. fare questo grande. Eri già condannato. Poi dicevi intanto che faccio le luci al Festival Bar, me guardo due ballerine. Eh, ci stai, eh, stiamo lì. Senti, Max, qua ti chiedono che sezione di corde usi nello specifico, immagino su quella chitarra che hai appena suonato. Eh, di norma, 12 12:56 sono sull'acustica. 12:56 mi sembra un bel equilibrio perché usando spesso il drop la corda bassa abbassata. 56 robuste, sempre l'exir Ok, dovendo iniziare dei live streaming in studio, che tipo di faretti consigli? Si può usare anche la luce naturale da uno o più finestre, magari con delle tende colorate? Grazie. Scusa, da un feedback più che di luminotecnica e di fotografia, anche legato al tipo di trasmissione, che questa cosa è un po' importante. In generale, poi la luce naturale, se lo streaming dura un po', eh, inevitabilmente il sole si sposta e cambia la luce in stanza. Il problema di tante telecamere un po' più cheap, ma anche se avete una, una reflex, una fotocamera professionale, è che tante volte eh, c'ha una taratura del bianco molto specifica, e al, al cambiamento della giornata, dell'ora della giornata, cambia il colore del sole, come ci diceva prima Francesco. Questo cambiamento, al netto di tutte le cose che potremmo dire del, dal punto di vista fotografico, genera un problema proprio nel flusso video in streaming. Io ho visto che si deteriora pesantemente l'immagine se cominci a cambiare il, la temperatura colore non so veramente spiegare qual è il motivo secondo me lo dovremmo chiedere a Carlo Barbero questa cosa forse lui la sa <ride> beh eh, sicuramente però... sono i, guarda che sono i calcoli, io quando, quando eh, durante il lockdown ho fatto alcuni streaming da qui avendo poca banda io dietro mettevo il fondale nero e mettevo poca luce non tanta luce per, in termini di kilobyte di conversione se tu provi a fare un video un video nero a livello di informazioni è un pixel nero il bianco non è mai bianco è formato da così tante informazioni che in termini di bit è più pesante e io lo vedo con Wirecast aspetta te lo faccio vedere se vabbè eh no non posso scusami vabbè però se tu mi dai eh, prendi la schermata eh, mia sai quella del di Wirecast bravo io qui in alto se faccio lo streaming, mi dice. Adesso lo vedete il mouse. Mi dice trasmetti, e quello è quello di trasmissione. Questo è quello di registrazione mov, queste sono le ISO. Cioè ISO vuol dire che ogni telecamera la faccio registrare su, su un hard disk a parte per poi montarla successivamente. Se non elaborato, questi sono, questi sono i kilobyte di per secondo. Per lui è uno streaming e anche streaming su disco. Se sto registrando, allora, io ho fatto proprio gli esperimenti ho fatto un minuto con sfondo bianco e ho fatto un minuto con sfondo nero è devastantemente diverso in termini proprio anche di peso del file e com è come avere un mp3 quando lo registri col uh, bitrate variabile no? che lui si è dato col vbr, VBR che vuol dire uh, variable bitrate che significa che in base al contenuto sonoro lui codifica e schiaccia e fa quindi se c'è poca roba lui utilizza meno bit sul nero io dico il il nero aiuta molto e soprattutto dopo se lo devi streamare, questo discorso di avere la non profondità che ho fatto io di scelta, di avere il bianco e la mano, per quanto tu vada giù con la qualità, questa presenza resta sempre. Cioè eh, l'acquisizione di qualità e quel contrasto, dopo se tu perdi la qualità, eh, perché magari uno non lo vede a 480p. A 360p, eh, se l'hai calcolata la luce giusta, il bianco, il nero e staccarlo, secondo me è una scelta che paga sempre. Sì, per sì, quanto però. abbassi, non è che se tu dici, ma tanto poi io lo vedo a 360, ho capito, ma se tu lo acquisisci in 4K, gestisci tutto e poi dopo lo abbassi a 360, sarà sempre meglio che acquisirlo a 360. Assolutamente, sì, sì. E dunque, la, quindi la, la risposta a quella domanda che hai fatto è: secondo me è meglio che ti chiudi le tende, ti fai un set luci molto tapparelle. semplice, esatto? Sì, sì, anche, anche le tapparelle perché ovviamente tra le sulle tende filtra la luce di fuori. Ti fai un set luci molto economico. Dicevo proprio per questa diretta, lo dicevamo all'inizio, nella descrizione dei video di YouTube, vi ho fatto un piccolo kit entry level, medio livello, e poi vi ho segnato le cose che usiamo noi qui adesso, in questo momento. Io eh, per farvi capire eh, che tipo di attrezzatura ci sta, perché tante volte uno dice: Ma che l'hai fatta sta cosa? Eh, C'è cioè, lì sotto, ci sono i vari link ai prodotti, poi ho messo in riferimento di Amazon, ma comprateli dove cavolo vi pare non, sapevo, non, non si trovano sui siti dei produttori tante volte le cose che ci abbiamo quindi per praticità l'ho messo poi se vi fa piacere usateli e prendeteli dove vi pare non, non è una vendita, non, non, non è questo lo scopo ehm, scu ecco scusa un'altra domanda interessante Max questo pure secondo me molto carino Gianrocco Caramia per la diretta di questa sera quale microfono state usando? Vai tu che microfono stai usando, Tom, Thomas? Allora, adesso dove sto parlando qui, la voce che sentite è un Sennheiser 416 MKH che sono i boom. Sono i microfoni quelli che si usano per il cinema che tendono a isolare le frequenze che stanno intorno al microfono ed è puntato proprio all'altezza del petto. Questo per non sentire quelle monteous così <ride> esatto e le, e le plosive. E, e poi cerco di prendere un po' più di corpo sulla voce perché io ho un bel vocione mio, quindi deve uscire il più vero possibile. E poi come backup sta qui dietro, non si vede, c'è un Rode um, NT, non ci vedo NTG 3B, che è un mm. ottimo backup, è sempre un boom. Io preferisco questi in questa situazione qui. Perché essendo in casa adesso, io ho anche due bimbe molto rumorose, questo è molto, cioè, i boom sono molto. Ehm, delle lame, quindi quello che si sente intorno si sente poco. Normalmente potrei usare un lavalier o un condensatore sì. di un altro tipo e andrebbe benissimo. In studio, sicuramente farei quella scelta là. Io uso Invece questi ma... qua che sono questi sono i Sennheiser, quelli che uso in tutti i programmi televisivi. Costano un botto, però sono. Non devi fare niente. Io non ho un equalizzatore attaccato, non c'è niente. Funziona benissimo. Costa molto e vado io, in questo caso, sto usando. Il canon, cioè questo una, esce, esce con l'adattatore. Il canon vado direttamente nel mixer e non ho, eh, non ho equalizzazione, tranne ovviamente che la compressione sull'uscita. Tuttavia, eh, quando faccio alcune cose di video, a volte uso quello ad archetto, ma solo per il fatto che essendo proprio qui non si sentono le corde. Mi, mi permette di isolare meglio la corda e quindi di non avere questa interazione anche per la fase, una roba del genere. Sì, invece, c'è in ser ah, sì, cioè un'altra serie. Scusate, non mi ricordo assolutamente il nome perché me li ha regalati un comune amico, Giacomo Pasquali, che è, un, è, un, è una volpe a cercare questi prodotti. Così volevo degli inier che si potessero rompere senza che dovessi piangere oh. 50 vite. Credo che questo sia un prodotto proprio di Amazon e costa 60 euro. ho oh, capito. Ne ho che... comprato un paio anch'io. Eh, si si, eh, si sentono benissimo. Un po' sparatine sulle alte, ma compensate un po' in Q vanno bene. Ho chissà, Giacomo, gli ho scritto adesso se mi ricorda come si chiamano, magari ve lo dico. Quindi, perché no? Anche io, io invece, le mie le hanno fatte col calco. Sono, le usavo in tour fino a qualche anno fa. Sono IE40 Sennheiser con il calco. Le facevano a Roma, le faceva uno che eh, faceva eh, il meccanico oh, il dentista no era uno che faceva sì, il meccanico dentista sì. quindi questo era il materiale con cui fa anche le dentiere alcune cose, si era messo a fare questi Nermonitor, li avevo comprati da lui eh, Air Project si chiamava e poi ha smesso di farli e quindi, però funzionano molto bene, poi io mi trovo bene col suono della Sennheiser come cuffia proprio anche l'HD25 e quelle cose lì e Sennheiser no, secondo me è un, è un bellissimo brand insomma, invece ecco, Francesco scusa, che c'hai cioè, il computer tu davanti? assolutamente sì con allora, le case è... del computer del computer telecamera del computer, vedi, eh. Infatti, eh, non, vedere, vedere. non solo quella per telecamera. Ah, beh, <ride> Però pure, avevi pure. fatto un trucchetto che prima ci hai fatto vedere con quella lucetta. Com'è ah, che l'hai fatto? Bello. Dai, dai, vai a vedere. Tips and tricks. Aspetta, aspetta, devo fare una premessa su questa cosa perché tante volte io vedo che c'è tanta gente che per, per partire a fare una cosa deve essere tutto pronto. Invece stasera ci siamo collegati con Francesco in prediretta poco prima e lui c ha, c ha quel sistema LED dietro che è favoloso, però evidentemente dove c'ha il portatile lì davanti non c'è niente. Allora gli ho detto, detto scusa, senza assolutamente <ride> volerti insegnare il tuo mestiere, ti metti una luce più davanti perché forse si vede un po' male, perde un po' di qualità anche l'immagine. E, e lui ha fatto un trick fantastico, questo per dire che la soluzione per fare i vostri video a casa probabilmente ce cioè l'avete già. Ti prego, prendi quell'Aggeggio quella no, che hai costruito. Faccia, prima facciamo vedere com'era quando ci siamo visti, esatto, era così, che non è neanche male. Il problema è che queste strisce LED avendo una frequenza strana, cinese, creano questo rumore sull'immagine, sull quindi è vero. Sono dimerabili, possono cambiare colore tramite questo telecomando. Qui mi sono fatto la mia memorietta blu e poi ho preso una semplicissima lampadina portatile con una gelatina per scaldare un po' la luce. Perché questa lampadina ha una temperatura colore molto alta, molto fredda. Quindi, la, la gelatina, il filtro questo che vedete qui è un filtro colore che mettiamo davanti ai fari. E serve proprio a cambiare la temperatura colore e quindi con questa lampadina mi sto illuminando. Per la serie non perdiamo le speranze, quello che ho a casa. Aspetta, ti ho detto, Romano. Aspetta, vediamo se me lo ricordo. Eh, eh, li, li meglio sughi se fanno con l'avanzi, <ride> <ride> bene. Aspetta, che cancello un po'. Io Streaming, questo è uno studio per fare riprogrammazione quindi programmazione, luci aspetta. Che sto, ecco qua. Dunque, questa è un'altra addenda a quello che abbiamo detto prima dell'algoritmo perché il video cambia e così via. Grazie, Antonio, del tuo, del tuo feedback. Poi c'è un altro messaggio di Sir Daniel. Mac, quando ne suonavi prima non ho, portato, non ho fatto tempo a metterlo, mi hai riportato a quel giorno di tantissimi anni fa quando hai presentato My Sides in quel piccolo negozio di musica, avevo 15 anni. Chi eh, Comunque sai, ho suonato tanto, tanto in giro da quando mi sono dedicato eh, all'acustica, eh, c'è qualcuno tra i presenti qui che ogni tanto mi ha detto anche che gli è manco, ogni tanto. <ride> oh, ma è tanto che non ci vediamo però, eh. No, ma dico, con quel, quel signore lì, con De Cave, noi abbiamo fatto tanti tour, poi dopo a un certo punto, fino al 2006, io con Filippo ho detto, Filippo, io mi dedico alla chitarra acustica, quindi eh, io ero molto in contatto con Francesco, perché poi eh, il responsabile musicale ero io, e quindi eh, è, un, è inutile tenere i due dipartimenti staccati, no? cioè il responsabile musicale è anche il braccio armato dell'artista, quindi deve cercare di far sì che, la musica si senta al meglio per le casse e lo spettacolo sia al meglio. Quindi l'interlocutore è, eh, è il dottore Luci, che lì vai a spiegare per poter fare il suo progetto, Luci, da presentare poi l'artista, eccetera, eh, che cosa eh, che cosa accade nei brani. Ma a volte, a volte sono informazioni tecniche, cioè se, ma del cavolo, perché lui ha già sentito i pezzi, ha già fatto tutti i disegni, però ti chiede, quest'intro, la chitarra è quella di qua o quella di là? Eh, molte cose molto semplici, a volte sono... Però dov'è tutto quanto? Cosa? E ti ricordi che comunque Filippo, <ride> nelle, nelle, anche negli ultimi tour che abbiamo fatto insieme, nelle registrazioni aveva iniziato a dirmi il e Di Varini. È vero, è vero. Io, io ascolto in audio, non, non vedo niente. Quando sono da solo in questo studio, per me puoi essere tu o l'altro chitarrista. Certo, certo. E qui Filippo, nelle registrazioni del, che fanno per me durante le prove. Mi dice quest'intro è di Massimo Marini, questo solo è di Pinco Pallino. Quindi. Sì, sì, per se... lì te li chiama, è vero? Questa cosa, lui è pazzesco, è pazzesco. Scusate, visto che avete fatto un sacco di lavori insieme in tour, in, 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 che, mi mi di capire che è un bel pezzo che vi conoscete È eh, 98-99. Sì. Sì. Un aneddoto a testa di un tour che avete fatto insieme. Vi viene in mente, ti viene in mente un aneddoto particolare vissuto con Francesco e ovviamente poi la domanda vale pure per Mister De Cave. Vediamo eh, chi è il primo. Per... Allora, a me viene in mente mh, un aneddoto che eh, in realtà ne mette insieme due. Cioè, lui ha raccontato nel 99 Brescia eh, lui era l'operatore, cioè quello che metteva in pratica sostanzialmente l'idea di, di colui che aveva fatto il progetto Luci, che però poi in realtà è rimasto soltanto Francesco in tour con noi in quell'anno e poi ha sistemato, sono cambiate le luci e, e, e sono diventate sempre più i pastelli di, 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 di De Cave, che è famoso per questi colori pastello molto, molto belli. E ricordo invece quando, eh, non, non mi ricordo quanto tempo dopo, forse due anni dopo, iniziamo a fare un allestimento e Arrivato eh, il produttore esecutivo non era contento di queste luci, che non erano di Francesco, ma di un altro bravissimo professionista. Non si trovavano d'accordo, non era denigratore per il professionista, ma non si trovavano d'accordo con le scelte eh, fatte artisticamente e di colori. E, e praticamente venne chiamato proprio cioè, Francesco come salvatore della patria. Cioè è stato chiamato proprio cioè, ragazzi non la possiamo fare questa questo, salta la prima data no, e quindi viene fuori c'è solo uno che ci può salvare che la sera prima della data zero può sì. mettersi di notte a programmare tutto e a fare una roba della madonna e, e quello era Francesco, quindi lo chiamarono, fortunatamente era libero e, ed è partito sei, tipo, sei, salito in, tipo, sei salito in macchina una roba del genere non sono passato all'Aquila da Gorà a caricato, prendere la console. Ho caricato in macchina la console, giusto? E sono venuto a Fabriano secondo me. Fabriano, era, bravo, tipo. Fabriano. Ho lavorato tutta la notte e il giorno dopo abbiamo fatto il concerto. E al telefono, sì. al telefono cambiavo il progetto Luci perché comunque io andavo lì in corsa e trovavo qualcosa di già montato di un'altra un persona, di un, di, un mio, eh, di un mio collega. Eh. e quindi io al telefono con i tecnici che erano lì facevo già i cambi del progetto Luci e quando sono arrivato ho iniziato avevo tutto a disposizione quella sera tutto tutto e tutti tutto di sito, <ride> ah no perché se no non si poteva fare non, ne, non si trovavano nessuno non c'era nessun tipo di accordo tra il produttore e chi aveva fatto il progetto Luci vero, e quindi vero. e tu fra io, un aneddoto turco max io... Non riguarda Massimo, ma riguarda comunque i tour. Che, questo tour, uno di questi tour che abbiamo fatto insieme, eh, mi ricordo benissimo che alla fine del, di quel tour, dove io ero solo l'operatore, eh, il management dell'artista mi chiamò e mi disse: Ascolta, noi ripartiamo con un altro tour e io nel mio essere una brava persona dissi guardate non, non dovete chiamare me ma dovete chiamare la persona che vi ha programmato il tour io ero solo l'operatore e il management mi disse ascolta non, non, non stai parlando non, non mi devi prendere in giro non devi prendermi per il culo tu lì hai fatto molto hai fatto tanto abbiamo capito che eh, sei tu la persona che, che vogliamo e quindi se non vieni tu noi non chiamiamo quella persona lì ma ne chiameremo un altro non vogliamo chiamarne un altro Vorremmo che venissi tu. E da lì, insomma, è partita, sono partite tante cose. Eh, sì, sono partite tante robe. Sì, tante. Veramente bene. tante. Bene, bene, ragazzi, veramente una serata bellissima. Cioè, sentirvi chiacchierare amabilmente di eventi così straordinari è proprio un piacere grandissimo. Senti Max, vogliamo suonare un altro brano ti va? Così poi Sì, cambiiamo. volendo direzione poi andare a letto che comunque sono già due ore e mezza che siamo qua. Adesso fra un po' arriva la rossa e dice "Oh, ma quanto dura la diretta?" Aneddota. Aneddoto del microfono direttcio. rca guarda mi casca la armonico. Scusate, aspetta che lo metto, eccolo. Ho in mano un microfono di 2 RCA e un sennheiser MD 421 con un Nagra 2 che utilizzava mio padre, che era corrispondente all'area no. del 48, fino al 77 no. in Sud Tu non hai idea di che cos'è il Nagra. Cioè, il Nagra era un registratore analogico. Io ho fatto in tempo a lavorarci. Eh, fine anni 80 i telefini di Cristina D'Aveno utilizzavamo il Nagra. Praticamente era, era il registratore che veniva usato per fare la ripresa diretta delle voci. Cioè, quando... Quando si facevano i film, ma anche i programmi televisivi, c'era il microfonista, cioè non potevano. Mai... Adesso ci sono dei microfoni, te li mettono sotto la maglietta e registrano, equalizzano, sente tutto. All'epoca c'era questo microfonista che girava il registratore del Nagra. E mi ricordo un microfonista di... che lavorava a Mediaset, che, fuori che poi in realtà è ancora vivo, anche se molto anziano, perché lavorava sempre con Celentano ed era più anziano di Celentano. Quindi in Celentano verso gli Ottanta, insomma ed era molto forte questa cosa Quel il nagra è una, è una cosa mitica devi tenerlo, non mi ricordo chi l'ha scritto ma tienlo come una reliquia accolbati Marco ci ha raccontato dice che andava in sincrono con le ARIFlex. cos'è che ha detto scusami delle Arriflex? andava in sincrono con le Arriflex No, ah, no, questo mi manca. No, no, manca. Non adesso, non qui. Aspetta, che cambio anche l'inquadratura. Guarda, eh, infatti, guarda. Sai che ti volevo chiedere se il brano non è tanto difficile. Scusa sì? sono un attimo, ho sentito un leggero scroll. Se non diventi pazzo per farlo. Mm -hmm qualche cambio camera in corsa così sì, sì. tanto ce la chiede se ce la fai sì, sì. se fra... ti chiedo una cosa prima che max suona fai molta attenzione perché vorrei che mi raccontassi ovviamente non ce lo puoi far vedere perché... come avresti fatto le luci di un brano come questo in uno scenario che ti piace a te però come che colore ti ispira questo pezzo di max eh. vai Spettacolo, Max. Eccolo, devo dire ben che visto. la cambio camera in mezzo al pezzo che non ricordavo eh. bene era un bel casino, eh. però va bene, ci sta. è un bravo regista. <ride> Quelli sono proprio i, i livelli di difficoltà. Cioè, tu fai lo stesso gioco, sì. però lo fai sempre più difficile sì, su un piede, scolo, esatto, esatto, piede solo. Esatto, esatto. Poi telefoni, sì, no, ma no, guarda, sto facendo un pezzo, sono in streaming, sì. Allora, intanto che. Non lo so, nel a Francesco, però qualcuno per ha chiesto e a voi che colore vi, vi lascia immaginare il brano di Max. Allora vediamo un po': se, vediamo se, se arrivano tanti, li leggo. però intanto giallo e verde, giallo e verde, poi. Mi ispira un tramonto sul mare. Questo nome, di, devo dire, che la verità è che le, di solito i maschi conoscono meno nomi di colori. Io ne conosco nove, però mi ispira un tramonto sul mare. Colore tramonto sul mare mi manca proprio il nome. Eh, Piero Pia, Arancio. Antonio Silvano, aspetta che questo lo incollo, che è un po' più composto come risposta. Colori di una mattinata estiva di sole: l'alba con la luce che fa capolino dietro una piccola collina erbosa e il, ve il vento si alza muovendo delicatamente piccoli ciuffi d'erba. Mazza, ragazzi. È uno storyboard, è una sceneggiatura. È una sceneggiatura. Sì, sì. Colori di questo paesaggio. aspetta, Colori chiari, colori estivi. Sì, scusa, questa è una domanda più da audio che da, che da colore. Eh, sì, questa, questa cosa Noise Motion dice: credo sia presente una sorta di plugin che elimina i rumori di fondo e a tratti l'audio nelle parti a intensità minore spariva un po'. È un gate che hanno tutti i software di streaming di questo tipo. Lo potremmo togliere. Però dovremmo essere tutti cuffiati visto che Francesco era senza cuffia, abbiamo preferito tenerlo. Eh, tu come faceva? Un... Mentre suonavo, avevi messo in mute i vostri mic? Per esempio? Sì, quello sempre. Sì, sì, sì. sì no, però io credo dovremmo fare il disable audio processing, quel sistema che non ti fa fare avanti e indietro con sì. l'audio. Anche in skype. Zoom, per esempio, ho fatto delle, delle per lavoro delle, delle cose con Zoom. Uh, se togli le diminuisci il rumore nelle proprietà avanzate, si sente molto meglio. Poi dice: colori chiari, colori estivi. Andrea Murazzi dice: Ispira verdi paesaggi irlandesi. Oh, fantastico. Marco D'Ambrosi io Non saprei dire che colore mi ispira perché mi suscita troppe emozioni. Mac, che yeah. bel pezzo, bellissimo. Grazie. Bene. Dai, Francesco, come l'hai visto? Come lo vedresti? Bellissimo pezzo, bellissimo pezzo. Sono molto d'accordo col tramonto, con i colori del tramonto che sono poi gli arancio. Ma partirei con la notte, un bel blu e poi passare all'arancio dove il pezzo arriva al ritornello, all'inciso dove si apre e sul finale, un bellissimo, una bellissima luce a pioggia dall'alto, un cono di luce bianca per chiudere il brano. Bravo, sto ragazzo, mi eh, piace, te chiamo, mi piace. <ride> te chiamo, te lascio il numero. <ride> Attento, che te lo scrive dentro i bagni e gli eh. Beh. Esatto. Sì, sì. No, no, quello l'ho già fatto. Il pezzo è Non adesso, non qui. Esatto. Sì, sì, l'ho scritto sì, io. Sì. Esatto. Bene, è stato bellissimo. Oh, sai che dovremmo, dovremmo registrare una volta il, uno di questi brani? Max, che tu ce l'hai tutti i video dei tuoi brani? No, però, una volta finito il lockdown. Ora mi prendo questo impegno, vediamo se riusciamo a tirar via anche Francesco da casa. Ci potremmo vedere una volta, magari lì da te, che hai lo spazio adeguato e Potremmo fare un video di uno o due brani tuoi, con le luci fatte studiate da Francesco, ovviamente nel limite della tecnologia che abbiamo a disposizione. Ma che il là. Problema, guarda che devo aspetta, allargo il giardino quando arriva il camion, coi par. <ride> Come tu lo sai <ride> che io in giardino a proposito di io in giardino sì. ho messo una trentina di proiettori e li ho oh. comprati io, capito? <ride> e cioè, ma è normale. Allora, la signora Maria c'hai i sette nani, i sette nani, te c'hai i sette proiettori lui ce n'ha 50 quello è peggio eh, vabbè eh, ognuno ha, la ha le mani sue io ho le chitarre ma due, assolutamente. assolutamente ma adesso eh, Francesco scusate, soprattutto led vero? anche per fare tutta l'illuminazione mm. o no? no ancora, ancora si mantiene un po' di illuminazione all'oggi è poco però le lampade a scarica quindi motorizzati la maggior parte di quelli più luminosi sono ancora con lampada e soprattutto i seguipersona gli occhi di bue sono ancora a lampada. Ma è una questione oh. di prestazioni della lampada del LED che non è ancora arrivato a quel livello o di qualità di luce di cri, cioè, qual è il motivo secondo te? È una... No, no, siamo arrivati a delle ottime qualità, però il motivo è che i seguipersona hanno un flusso luminoso a volte da 4 kW, 4000 w e con il LED è ancora difficile. Poi, soprattutto, eh, si, si inizia a parlare come vi dicevo prima, di frequenze. Quindi le telecamere sono soggette a questa cosa. Bisogna trovare il settaggio giusto, il CRI l'abbiamo praticamente superato, anzi, adesso è quasi diventato, eh, lo possiamo quasi controllare quindi è, è abbondantemente superata quella cosa lì. Però è proprio una questione di flusso luminoso. E siamo sempre al fatto che i, i LED full color veri ancora non esistono. Comunque in un piccolo chip ci sono sempre i tre LED RGB RGB. Quindi la sfumatura di luce è sempre... Scusa, guarda, approfitto della tua competenza perché me l'hanno scritto adesso. Che cos'è il CRI? Questo parametro che noi leggiamo su tantissime luci a LED, soprattutto i piccoli illuminatori che uno può prendere per farsi video in casa, no? Sì, il CRI è il grado di verde che tira fuori la lampada. Più è alto e meglio, più, più è di qualità la luce. Ah, quindi è meno verde il CRI 97-98% è meno verde tira fuori dal, sul vostro viso sul vostro incarnato è meno verde a volte all'occhio non esperto no, non viene molto vista questa cosa però eh, è così il CRI è proprio questa cosa qui più è alto più, più la luce è, è, è di qualità è, me, è meno verde appunto Bene. Sì. Max, tu che ci hai lì davanti, quelle con cui fai, diciamo, tutto il frontale le, le luci che allora, -box tutte queste su sono, non so come si chiamano, non incandescenza, quelle che sono tipo arrotolate, quelle che sono tipo i, ne i neon. Non so come si chiamino. No, no non comunque sono al basso consumo, ma. Eh, sono sì, sì, tipo neon comunque sì. esatto sono tipo però sono molto grosse sono grosse così eh, e, sì. e invece quelle sotto sono LED con la temperatura regolabile sono le invece sono, sono LED laterali ancora quelle però ne ho eh, quelle che sono proprio i lati lati sono di questi fari rettangolari aspetta scusami eh, cioè te lo faccio vedere eh, ce l'hai esatto questi tempo. qua eh, allora allora, guarda, aspetta che mollo un attimo la mollettina qua. Così, scusate che ho stretto troppo una vite e non riesco a orientarlo. Allora, questo qua, eccolo. Allora, questo qui e dunque dove è il mio ditino benedetto? Qua. Allora, questi qui sono cinque fari eh, che sono tutti LED questo invece si vede che ha eh, vedi che proprio lo si vede che qua ce n'è uno mentre qua ce ne sono cinque più diffusa però li tengo uh -huh. proprio come laterali questo questo è molto in alto questo più che altro perché se l'avessi tenuto più in basso facevo un po' quell'affetto di riflesso un po' sul naso che non mi piaceva quello, quello lì di nuovo ne ha cinque molto più diffuso e e' quello lì che però è un po' che tengo spento dipende lo accendevo quando facevamo con rosso una persona in più e non c'era questo monitor eh, tra le scatole questo che mi serve ci metto per esempio quando eh, metto noi siamo qua ok adesso siamo lì e quindi ho queste luci qua e quello lì per terra ma ripeto è sempre da considerare eh, nell'ottica di eh, che per quello che faccio, cioè eh, io non devo fare nient'altro che fare una, eh, una cosa che per chi deve vedere le mani e roba del genere sia il più chiara, netta, senza sporcizie possibili. Poi eh, è ovvio che con questo qua io il software è complesso, se metto dietro il green skin mi faccio... Faccio la malora, posso creare. Eh, eh, L'ho visto con ah, eh, Savarini, è venuta fuori così, no? Eravate sì, lì? Aspetta, adesso guardo se c'è una roba. Acquisizione file multimediali, ne avevo fatto uno dove hai anche i. Eh, i tutti gli sfondi. Hai tutti gli sfondi virtuali, che sono una figata, che cioè, sono veramente da, da cretini. Okay, veniamo, quindi quindi a mi piacciono. Non è monitor mentre lo fai, eh. Sì, sì, guarda, no, non c'è niente da, di, di nascosto. Annotazione PNG. Vedi, questi sono gli sfondi di Casavarini. Questi qua, perché li usavo eh, come per il green screen? Eh, no, true fire. Vedi questo qui, vedi per esempio. Questo è un, uno sfondo bianco che ho usato anche delle volte. Metto il green screen. E poi in realtà il green lo faccio diventare bianco per avere quel tipo di cosa qua. Ma non le ho video acquisizioni, non ce l'ho. Mica lì. Documenti, Casavarini. PNG sigla. Attesa diretta lungo con musica. Forse questo qua. Adesso vediamo se lo apro qua. Ecco, vedi, no, <ride> avevo fatto. Fai gli, gli sfondi virtuali. E qui, vabbè, adesso non ho l'audio da darti, ma era veramente una cavolata. Io dicevo, signori, per questa puntata speciale abbiamo messo un super aspetta, te re... ho esagerato, Ross e poi dopo ne mettevo un altro, capito? <ride> Però, se lo fai fatto bene, lui, il software, già ti permette di fare tutte queste robe. E adesso io l'avevo fatto proprio a titolo di, di cretinaggine, ma perché mi piaceva come idea. E adesso torno qua. Ta 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 ta, vedi adesso rimetto dentro te. Ui, che effetto, uno dell'altro! però la, la volontà invece è proprio quella di non avere niente di, di profondità. E, e quindi le luci sono passate per me, sono guarda la cosa più difficile, la chiamo la rossa, eccetera, che perché il problema è che la luce, più hai luce, più riesci a tenere chiuse le, le ottiche delle camere e Quindi meno hai rumore digitale. Il problema è che a un certo punto perdi il dettaglio, cioè arrivi al punto che l'equilibrio tra, tra il dettaglio bello e il rumore e il mix dopo il mix perfetto. Ma ultimamente poi per il laboratorio. E questo software mi permette di uscire mov full qualità con 16 tracce, MP4 in tutti i formati. Posso uscire anche su più, insieme, esco full qualità 1080p 50 frame, vado su Final Cut. E a quel punto faccio anche la correzione, quello che dice Francesco, il verde non so com'è, ma eh, tra lo streaming ci sono anche l'algoritmo che fa la conversione. Tipo, se io esco, muovo, esco MP4, il verde dall'MP4 mi viene fuori di più. E quindi certo. vado dentro. In, eh, ho fatto un, un brevissimo corso con una persona che mi ha insegnato a fare la color correction. Vado a isolare il viso, faccio la temperatura del, del, dell'incarnato giusta. E dopodiché tiro via e, e tiro il bianco al più bianco possibile, in maniera proprio che sia come se fosse bianco. pensare, Max, eh, poi magari Francesco ce lo, ce lo dice pure meglio. Che il fatto che c'hai un po' più di verde potrebbe essere per il fatto che c'hai il mix con le luci a fluorescenza lì davanti a te. Credo che, che sia quello. Verdi. E poi il sì, mix sì. tra sorgenti diverse, sicuramente fa un po' di casini, no? Bah, dipende sempre. Sì. Comunque si sì, incasina la cosa. Se sono tutte lampade uguali sarebbe la cosa migliore. Però, Max, la prossima volta, la, prossima volta la, la prima volta che vengo da te, ti porto delle gelatine dei filtri come quella che vi ho fatto vedere prima per cambiare la temperatura colore che si chiamano minus green e tolgono a, a livelli il verde dalle lampade, bello! Spettacolo. spettacolo. Dai, qua, qua vicino c'è un ristorante che fa della tagliatella modenese, ottima. La intervalleremo col minus green e facciamo minus green e plus tagliatelle. Tagliatella. sono sono in macchina, guarda <ride> <ride> bene. Cari, io direi che ci siamo, siamo ormai a tre ore. Io... Assolutamente, ringraziamo anche tutti, stati tantissimi in compagnia con noi. Eh. Molto bello. Grazie tantissimo Francesco del tuo tempo, è, è sempre bellissimo conoscere nuovi professionisti, eh, però ecco, devo dirti la verità, nonostante poi, sono vent'anni eh, che ci abbiamo Music Off e ovviamente parliamo più spesso di musica che di luci e video, la mia vera passione è quella, quindi molto egoisticamente stasera sono più felice del solito, quindi grazie sì, davvero tanto. È un tanto. vero piacere essere qui con voi, veramente. Grazie ho Francesco, grazie. Grazie a Massimo che ti ha dato questa dritta e sono molto contento. Speriamo di vederci face to face molto presto. Dai, sarà grandi cose. Allora, prima di lasciarci vi do due annunci, come sempre. Eh, C'è il canale YouTube di Massimo Varini, dove vi potete e dovete iscrivervi, perché il lavoro che facciamo è fatto per voi. Quindi con tutta la passione e la dedizione ved vedete anche quanto impegno e necessità tecniche ci sono dietro, quindi non, non, indietro c'è un po' di, di supporto proprio per far sì che queste cose arrivino sempre più persone e possano essere anche di ispirazione anche per qualcun altro a fare le cose fatte bene. Poi se vi è piaciuta questa diretta, come sempre, iscrivetevi pure al canale YouTube di Music Off, noi facciamo cose diverse con Max, però lo facciamo, devo dire la verità, dopo tanti anni con un, una vision molto comune sul fatto di dedicarci alle persone di fare delle cose sempre di altissima qualità perché credo che questa cosa sia condivisa anche da Max, valutiamo il vostro tempo veramente tanto perché ci teniamo davvero molto a questa cosa grazie mille per essere stati con noi, noi ci vediamo martedì sera come sempre e per un'altra diretta di Music Off Faremo una diretta, ancora un'altra super professional, questa volta con Tommy Bianchi, che è un sound, in, sound engineer e tecnico di mastering eh, fantastico, il figlio di Fofo Bianchi oltretutto, e mm. faremo una puntata con lui su come lui è diventato ingegnere del suono, qual è una strada molto pratica per diventare sound engineer. Grazie Francesco, grazie tanto Max, noi tanto ci rivediamo prestissimo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, buonanotte, vi lascio i ringraziamenti nell'ultima schermata, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao buonanotte, ciao, 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 buonanotte a tutti.